Guarda, io avvio subito la registrazione, così intanto questa ce l'abbiamo e partiamo poi quando si degna il nostro Marco di unirsi a noi. Bikini, Assolutamente. quindi. Oggi è un tema molto delicato, dobbiamo stare molto Ha attenti. chiesto il mio supporto. Ho detto, amore, vieni. No, sa, allora, guarda, sono sincero, una cosa è che lei conosce molto meglio anche le competitor che ci sono in questo momento dell'Olimpia e tutto. E poi secondo me il parere di una donna sempre Certo. su queste categorie è molto Mi sento importante. un po' infrattata qui, tipo non so dove guardare, dove devo No, guardare? tu guarda, guarda lo schermo, non so com'è l'effetto, perché io dovresti guardare qua, però se guardi qua non vedi loro, ok? Esatto, Quindi quindi io guardo guarda. dritta. Guarda, Ok. Bene. Che poi Davvero? stavo dicendo, Giorgia, ma sai che tu sembri la Ashley, porca miseria, somigli tanto all'Ashley. Sempre con i capelli così scompisciati, ma sei uguale. Scompisciati. Forse sì, perché anche lei ha gli No, occhi ma grandi davvero, all'ingiù. proprio la sì, io sono guapo, pensa a te, ci abbiamo la sorte. Diciamo, lei sta meglio fisicamente, ma io sono più alta. L'altezza mezza bellezza, che te frega, Ma mio senti, ragazzo. come si chiama su Instagram? Aspetta. Aspetta, come Ashley si chiama? King. Cat. Ashley King. Aspetta. Ti ricordi anche i nomi, Sì, i capito. nicknames? Sì, beh, dai, ragazzi, è normale, no? Ma poi se mi chiedete. Enciclopedia numero Esatto. uno. Vediamo Sì, che poi perché. l'Agni negli ultimi anni, fateci No. caso, si è un po' stempiata. Era partita con l'attaccatura dei capelli qui, quest'anno c'è da qui Questa non è l'attaccatura dei Ashley capelli. King. Non è È lei. vero, Ok. ha perso i capelli. Aspetta, ti faccio vedere qui. No, questo aspetta. Vediamo un po' se ci sono delle virgole di mezzo oppure. Eccola. Boh. Ah, Ashley K-Fit. K-Fit, sì. Sì, lei è stata per degli Ecco, anni mi somiglia. un'icona. Adesso purtroppo i livelli sono andati un po' oltre, Sì, quindi. lei ha vinto l'Olimpia 3 volte. 3 volte. È Esatto. stata campionessa tre Sì, è stata volte. l'ultima. Sì, è stata l'ultima frontiera, secondo me, poi della femminilità. Poi da lì il livello è andato un po' su, un po' troppo. Lei era bella, aveva il giusto connubio di massa e comunque durezza, mettiamola così. Quello che è cambiato anche se Beh. poi insomma mi confermerai anche tu, lei presenta uno shape che è completamente diverso rispetto a quello che sta andando adesso. E comunque la linea delle gambe è Assolutamente. completamente diversa rispetto anche a un'Angelica. Sì, ma diciamo sono molto meno, come si dice, non estremizzate, perché comunque anche le bikiniatori sono comunque femminili, ma sono mo l'Ashley era molto meno rotonda nei singoli muscoli, era più tutto un pezzo la Sì. gamba, Sì, era, non so come spiegarlo, ma era molto meno artefatta come bikini. E sì, sì. purtroppo adesso i livelli sono andati oltre, non basta più, pur No. restando comunque una. Poi c'è da dire anche che lei negli anni, secondo me, per star dietro a quelle lì, un po' il discorso dei capelli si è rovinata, ecco, da quel punto di vista. Non era, diciamo, al top. Però, sai, ma stessa cosa nel main physique, come abbiamo detto l'altra volta. Lei equivale, tra virgolette, al Mark Anthony della situazione, che è stato il primo main physique, poi gli altri anni gli hanno consigliato di non gareggiare perché l'avrebbero asfaltato. Ecco. Ha vinto una volta, poi basta, ha preso il costume a e lei è quel tipo di bikini. Guarda, ho rivisto l'altro giorno una foto di Sadik in cui ha fatto, te la faccio vedere, vabbè, poi parleremo di. Ma l'hai mandato in play? Sì, Ah, stiamo sta registrando, ok. registrando. Sì, perché se aspettiamo Marco. Abbiamo finito, sì. Allora, guarda, Sadik ha postato una foto che poi ne parleremo quando affronteremo il discorso classic, ecco. Cioè, questo era il man physique. Sì, Era questo il man esatto. physique. Adesso questo. Non è Niente. niente. Non ci metterebbe neanche in ANBB alla È fine. vero, è Neanche vero. in ANBB. Esatto. È una cosa assurda. Guarda Ma con poi la pancia Sadik è dritta. sempre stato un fisico molto particolare, molto lungo, braccia lunghe, busto lungo. Non è eccezionalissimo come atleta, però diciamo che all'epoca gli è valso per vincere un Arnold. Quindi capiamo che cioè, adesso non lo cagherebbero neanche nelle No. gare meno importanti. Ha Cioè. provato a far classic così, poi Ma poi fine. guarda, per quanto riguarda proprio le bikini, ecco, mentre nel men physique, i primissimi men physique comunque erano fisicati. Le primissime bikini erano veramente scandalose. Sì. Io mi ricordo alcune ragazze, la prima pro, la Giada Protino, non so se ve la ricordate, questa ragazza qui, di viso bellissima, se non sbaglio era di Bordighera. Ok. Lei bellissima di viso, se tu guardi le foto, dici ok, non è neanche la piscina.
E infatti mi ricordo un vecchio seminario di Albi a Bologna, mostrammo questa foto della Giada, primissima bikini pro italiana, con la Anna Maria Vintu, una delle bikini italiane adesso, ed è una cosa incredibile, cioè proprio un'evoluzione negli ultimi anni che, ok, da una parte prima si era troppo indietro, ma adesso forse stiamo andando troppo avanti. Quindi, sai, la bikini, come dicevo già l'altra volta, è la categoria più difficile da gestire per un coach. È più difficile giudicare per un giudice. Il problema dei giudici è che, viste le ultime gare, non hanno coerenza, cioè veramente, perché continuano a spingere a parole sulla Ma salute, ma poi quello che stanno premiando sul palco sono dei fisici veramente molto, molto condizionati, ne parlavamo anche in privato, oppure dei fisici troppo muscolari. Ecco, D'Ambrosio, la coppia che vuole studiare l'EMME, ma adesso sembrare con come Barbara e Figo, secondo me. ti voglio sembrare l'enne, devo far crescere la barba e mi sono Bella, messo io a vedere. ce Ho cercato una femmina che mi facesse sembrare grosso come te, ma niente. no. Automaticamente stai dicendo No, che sembro grosso, quindi non sono grosso. ma lui non è che quando ti ripesi, per sembrare grosso curiosità. come te. No, Ok, ma pesa 94 ok. Porca miseria, mi mostra anche di più. Porco kg. Io non. Sì? Giuda, sì, soprattutto quando c'è le felpe, te sembri proprio il classico inglese bastardo con la barba da pub, con il grosso. Che proprio, sai Jordan Peters però con la barba, capito? Guarda, Cioè, con. che a lui non cresce, lui aveva detto non mi cresce la barba, ha fatto questo in una diretta con Bennett, aveva detto me la sono tolta perché a me non cresce, quindi con te non posso stare con questi due peletti così, quindi. No, per fortuna gli è venuto un No. bel Sì, barbone. dai, Sì. ci ho messo anni però, Sì, alla lunga. Io avevo il barbone anche così fino a prima delle gare, dopo Ma anche un avevi po'. anche i capelli lunghi? No, c'è stato un periodo dove avevo già i capelli rasati col barbone alla vichingo, ma ci sto ripensando perché in massa la barba è barba, solo che la donna dopo taglia la barba, Ah, si io taglia no. una. No, io sono proprio No, l'anti donna per eccellenza, allora. lei è pro barba. Brava, brava. Assolutamente, Lei modalità vichingo con la è un barba. pochino più corta, invece no, ce l'avevo proprio tipo Lunga. così. Ma Bellissima. bellissima, da metallaro, bella. Esatto, infatti io sono un metallaro dentro proprio. Eccoci, ecco perché ci siamo trovati allora. Esatto. Esatto. Allora, My God. Giuse Pronti? stava parlando, ci stava dicendo delle prime bikini e soprattutto quest'ultimo anno un po' i canoni, no? Come stanno Ma le prime evolvendo? bikini proprio come Sì, all'inizio? abbiamo parlato, ha detto che insomma abbiamo fatto il discorso che come anche Men Physique, ma ancora di più le bikini, le prime sul palco erano proprio Scandalose, insomma, Scandalo. ragazze magre con il bikini buttate su un palco, delle Esatto, miss, sì. diciamo. Poi però la Esatto. categoria sta avendo un'evoluzione che a me onestamente spaventa tanto, sia come donna che come preparatrice. E mi spaventa perché ha delle implicazioni infinite su tanti aspetti. E sempre più ragazze, sempre più giovani vogliono buttarsi in questa cosa perché vogliono crearsi così il loro personaggio, no? Vogliono avere sempre più follower su Instagram e quindi preferiscono conformarsi a questo ideale che insomma viene posto adesso, piuttosto che pensare magari alla loro strada personale. Quindi sono disposte ad accettare qualsiasi compromesso ed è qui che appunto bisogna intervenire perché quando una persona è disposta a tutto è pericoloso perché non si informa, non conosce quali sono le alternative e se in questo settore l'evoluzione sembra essere questa e come diceva prima lui, i giudici stessi danno delle informazioni così contrastanti tra di loro perché tendono comunque a premiare questo modello. Allora la ragazza stessa non ha più armi e anche atlete, stavamo parlando prima della Ashley, anche atlete che comunque negli anni si sono preservate, negli ultimi tempi stanno cedendo pur di comunque essere guardate, perché altrimenti sarebbero fuori categoria, non sarebbero neanche più Esatto. viste. È vero. Io, per esempio, sono un amante della Ashley, cioè per me la Ashley è proprio. Aspetta un secondo, Giuseppe, non so che cos'hai, qualcosa in sottofondo. C'è qualcuno col trapano? Non riuscivo a Meglio individuare. buttare. Sì, casa di anziani, non mi chiedo cosa stiamo Allora, facendo. guarda, ero indeciso se era. Oh, magari la sta trapanando per quella volta l'anno, Giuse, cazzo, lasciali trapanare, no? Beh, sì, eh.
Ercole. Un po' di trapanata, intendi, no? Niente, allora. Era la cosa che stavo dicendo, ero indeciso se c'erano dei lavori in corso oppure gli era partito il porno che aveva messo in sospeso prima della chat. Yeah. No, comunque secondo me l'Edge appunto era proprio, cioè, la bikini per eccellenza, comunque bella in viso, femminile, comunque tirata al punto giusto, cioè nel senso anche con un certo volume muscolare, però nei punti giusti, che anche lei comunque è cambiata molto, perché quando era bikini Olimpia era anche lei ancora più femminile, invece logicamente dopo i canoni, se si stanno estremizzando come sono estremizzati, anche l'altra volta parlavamo dei men physique, sono partiti come fisici da spiaggia, con appunto Bermuda, perché comunque rispecchiava quello che era magari il fisico del surfista, però anche lì si è evoluto tantissimo andando a estremizzarsi, stessa cosa dei bikini, sono partite proprio all'inizio che anche secondo me non erano guardabili, non erano guardabili nel senso, non erano magari una categoria fitness fondamentalmente, sì, la classica ragazza che magari ci allenava, faceva qualcosa, però condizione pari a zero, comunque forme, magari poi i canoni per carità non si erano ancora conformati, però avevano fatto un paragone, adesso non mi ricordo, mi pare che fosse la Fitness Pro Becky su Instagram, che è quella giudice americana, che fa anche capogiuria, è stata capogiuria l'anno scorso anche a San Marino Pro, e lei per esempio aveva messo l'evoluzione della bikini, dalla prima bikini all'ultima bikini, quindi appunto alla Isa Pecini adesso, e c'era un abisso, cioè, davvero non era neanche lo stesso sport, ma poi anche le stesse preparazioni sono evolute, gli allenamenti e tutto, sì. Si è specializzati, però come appunto dicevi tu prima, purtroppo si stanno facendo passare secondo me dei modelli sbagliati, sì. Ma non tanto quanto nelle pro, magari ecco già una Pecini comincia a essere già un po' troppo, un po' borderline, e invece magari negli amateur io ho visto, come appunto magari si parlava anche l'altra volta, delle estremizzazioni veramente troppo esagerate, cioè vene sulle gambe, una ragazza, striature sui glutei, striature sui quadricipiti, cioè è troppo. Cioè, che messaggio stiamo passando? La ragazzina che si approccia a questo sport e vede comunque questi esempi, se vengono premiati, dicono ok, io devo diventare così per essere premiata, sì. E seguono comunque una linea che non è solo una linea fisica, ma è una linea di vita, perché cioè, io non, per arrivare a una condizione del genere, capito? E quindi stai dando comunque, secondo me, un esempio magari troppo estremizzato. Sì. Poi sta logicamente ai giudici, perché se un atleta si presenta super tirata, bene ovunque, una situazione veramente estrema, e il giudice la premia, lei che colpa ne ha? Cioè, dovrebbe guardare prima di tutto magari quello che è per se stessa, però se il giudice la premia, uno dice, oh, io faccio questo di sport, come tu vai a dire un maratoneta che è troppo magro e magari a correre così tanto le ginocchia potranno avere dei problemi in futuro, ma se gli dice io faccio questo di lavoro, di sport, è la mia passione, non me ne frega niente se in futuro avrò i menischi da operare o comunque avrò dei problemi articolari. Io devo fare questo faccio. Stessa cosa. Ma sai cosa, raga? Ma sapete cosa? Cioè, alla fine, vedi, la chiave, secondo me, è più che altro nei giudici, nella federazione, perché anche un coach, ovviamente il coach prepara l'atleta in base al piazzamento in una federazione che ha dei criteri, esatto, specifici. Ma se sul palco, cioè, i giudici veramente, come ne parlavamo anche l'altra volta, non hanno il coraggio di dire a un atleta tremendamente troppo condizionato, sei troppo, non andremo da nessuna parte, perché, come diceva Marco l'altra volta, per quanto riguarda, non so, i classic, in giuria chi ci sono? Esperti di bodybuilding, chiamano i bodybuilding, ex bodybuilder, che ovviamente vedendo anche nel caso delle bikini, una bikini rotonda e molto condizionata, si fa comunque traviare da questa cosa, la mette prima, ma dovrebbe avere il discernimento di dire aspetta un attimo, non è una figure, cioè è una bikini, però vedi, ci vuole, passatemi il termine, le palle di dire no, ti metto dietro, sei la più condizionata, la più dura, però cavoli, c'hai anche un po' una mascella e un addome rigato più di un HP, quindi non va bene. Nel momento in cui il giudice avrà il coraggio di fare questa cosa, le ragazze capiranno, perché poi, ragazzi, diciamocelo francamente, a nessuno piace fare la dieta se poi devi fare ultima. Certo, cioè, infatti questo punto. Cioè, capito? Quindi se i giudici non capiscono che hanno nelle mani veramente la salute delle ragazze, qua stiamo parlando di questo, perché poi sai, come diceva la Giorgia prima, queste ragazze qui adesso va di moda a fare la bikini, va di moda a costruirsi un personaggio da mostrare su Instagram, e
quindi i giudici hanno la doppia responsabilità, perché se indirizzano le ragazze a fare quella, quella vita lì, devono sapere una cosa, che queste ragazze sono anche delle influencer che trasmettono delle idee sbagliate ad altre ragazze. Cioè, i giudici non si rendono conto che delle volte avere il coraggio di dire no, fai fuori dalle 6, ne salvano altre 100. Non sto scherzando, perché io, guarda, da piccolo preparatore, comunque seguendo molte ragazze natural, ne abbiamo seguite molte, ma tante, con ex problemi di anoressia, di bulimia. E la cosa che posso dire, poi mi direte voi in base alla vostra, molte ragazze che, tra virgolette, credono di essere uscite dal problema, dalla malattia, cercano rivalsa sul palco, e cercano sul palco una vittoria personale nei confronti della serie. Io salgo come messaggio a tutte quelle che vivono la mia situazione per dire: si può uscire dall'anoressia, sì, ma vanne fiera a te, non lo dimostrare sul palco, perché sul palco è comunque una gara. Io dico sempre, mi è capitato diversi anni fa di consigliare a una ragazza ex anoressica, ovviamente delle federazioni natural, quindi più alla portata, lei si era intestardita di gareggiare in IFBB, spinta da quei modelli della serie, e no, io nelle federazioni natural non ci vado, vado in IFBB perché lì sono le più belle. Sì, ma sappi che ti asfaltano, perché oltre a essere geneticamente molto predisposte, poi ne parleremo al dettaglio, tra virgolette un minimo si bombereggiano un po', quindi ti asfaltano. No, no, lo faccio per me stessa nei confronti di rivalsa verso la malattia che ho sconfitto. Va bene, quindi abbiamo messo le mani davanti, è salita sul palco, l'hanno asfaltata, pur essendo ovviamente al massimo della forma che una ragazza con ex problemi alimentari poteva avere, in più aveva comunque una struttura non eccezionale da bikini, l'hanno asfaltata, ovviamente si è data al lato scuro, ha mollato noi come preparatori, ha cambiato preparatore, si è data al lato scuro, morale la favola, l'hanno asfaltata anche da dopata perché non aveva le carte in regola, e adesso è ritornata nell'anoressia. Questa è la triste favola di chi lo fa per il motivo sbagliato, perché poi sai, anche lì, cioè, essere una bikini, e comunque si tratta di essere atlete. Esattamente. E come atlete bisogna preservare se stesse, la salute. Come ha detto Giorgia prima, cioè, giocare a fare i personaggi, ma io ne seguo veramente tante di influencer molto famose che saluto tutte, tutte sanno quando ci tengo a loro, però comunque le conosco di persona e vi posso dire che di persona sono ragazze con la testa sulle spalle, ma o per vendere comunque integratori o dare un messaggio che stranamente sono convinte essere giusto, sembrano delle cretine su internet. E io ti giuro, tutte le bikini che io seguo, sia pro che amateur, che sono molto forti sui social, dal video sembrano delle cretine, dal vivo sono delle gran belle persone. Quindi questo, spezzo una lancia a favore di queste bikini, e spero che in futuro decidano di essere loro stesse sui social, perché le ragazze le amerebbero di più, perché stanno passando dei messaggi che fa schifo. Allora, io voglio chiedervi un attimo una cosa, per gettare un attimo una base. Allora, quali sono i canoni? Esatto, quello che sto dicendo bikini, io adesso. Soprattutto se questi canoni attualmente sono ancora teoricamente vigenti, oppure se effettivamente è ormai conclamato che si sono... Perché ad esempio vi dico, qua in UK in Two Bros le ragazze troppo tirate non le premiano, cioè le mettono dietro. Ho visto. Le tendono a metterle dietro, anche facendole mettendole dietro a ragazze che stanno palesemente peggio. E attenzione, un'altra piccola nota: se i giudici valutano negativamente l'atleta in termini di virilizzazione, posto che ha portato sul palco una condizione migliore, tendono a metterla dietro, perché tendono proprio a non premiare determinate evoluzioni. Quindi quali sono i canoni? Perché secondo me, come dici anche tu, allora, finché è una condizione estrema, ok, può darsi che magari sia data da un'alimentazione veramente estrema o comunque da dei subs, insomma, esagerati per una donna, e però è comunque reversibile la cosa, nel senso, ricominci a mangiare, intrini ancora il tuo metabolismo, presenti una condizione magari più femminile. Quando invece si va sulla virilizzazione, quando ti cambia la voce, quando ti crescono anche le parti intime, cioè comunque con la crescita del clitoride, adesso, cioè, siamo chiari, o comunque va a modificarsi che la struttura del viso, lì non torni più indietro. Cioè, è quello da capire, che la virilizzazione si va avanti ma non si torna indietro. Quindi bisogna stare attenti con quelle cose. Una condizione estrema, va bene, può essere penalizzata, a volte
volta dopo arrivi un pochino meno estrema. Ma se vai a virilizzare una ragazza, da lì è finita, cioè per lei è rovinata la vita. Che poi uno magari gliene freghi poco di avere la voce un pochino più mascolina o di avere i genitali magari un pochino modificati, quello che è, va bene, quello è scelta sua, però magari le va bene adesso perché vuol presentare una condizione estrema sul palco. In un futuro, cioè anche perché poi si va e si comunque si arriva comunque alla menorrea, si arriva a problemi che poi per una ragazza, tu Giorgia lo saprai anche meglio di me, essendo appunto donna, non sono così facili poi da far rientrare nei valori. Poi ragazze molto giovani che partono da 18 anni, ho visto anche 16 anni che partono a gareggiare, ragazzi, occhio, quindi rovini una ragazza del genere, tu le rovini veramente la vita, anche perché poi sulla piazza sono pochi i preparatori che appunto ci sanno fare veramente e riescono a tutelare tutto e riescono a mettere a posto questi problemi. Poi, cioè, è veramente una situazione difficile. Guarda, io vi dico, per quanto riguarda il panorama generale del bodybuilding, quindi mondo bikini, vorrei fare questo assunto, nel senso, allora, partendo dal presupposto che esiste comunque gare naturali e gare non naturali, io la cosa che ho visto è questa, seguendo entrambi i mondi. Allora, nelle federazioni natural, paradossalmente, si tende a essere più coerenti, nel senso, ho visto in tutte le federazioni natural negli ultimi 10 anni essere più coerenti, cioè nel momento in cui si presentava una ragazza scheletrica oppure una ragazza più muscolare, nel dubbio la sbattono fuori, nel senso, se sei troppo grossa e tirata, fai la figure. Cioè, è detta così, è uno smacco, detta una bikini, però fan bene, perché giustamente la bikini deve essere, come dico io da sempre, giusta, giusta. Cioè, bella ragazza, però vabbè, poi andiamo al viso, parliamo del fisico, comunque il fisico deve essere giusto, delle buone proporzioni, delle buone rotondità, un buon tiraggio, ok? Quindi deve essere giusta, nel mezzo, perché se si va oltre estremizzare o i tiraggi o le masse, si scavalla in altre categorie, ok? Quindi nelle federazioni naturali ho visto questa coerenza da parte dei giudici, il coraggio appunto di dire alle ragazze, ragazze, se sei troppo tirata vai a fare la figure, se sei troppo grossa vai a fare la figure, quindi la bikini deve essere meno, il che non vuol dire scadere appunto nell'essere grassa o acquosa oppure con buchi sul culo, come dico io, la cellulite, ok? Quindi, però, come succede anche in UK, si tende paradossalmente a parità, cioè se c'è una un po' morbida e una molto tirata, quella tirata è fuori, vince quella morbida, palesemente, per dare un... E dovrebbero capirlo anche i preparatori o comunque le ragazze stesse, che quando vengono messe dietro una federazione natural che ha determinati canoni, quindi se sei troppo dura, se sei troppo tirata, se sei troppo over, vai messa fuori categoria o messa dietro, non devi poi andare a lamentarti sui social dicendo cazzo però la mia era più tirata, la mia era più in forma, la mia era più tirata. Ma non bisogna guardare quello. Però sai, almeno lì, come si dice, comunque i giudici hanno il coraggio di prendere una posizione molto forte. Per quanto riguarda invece il mondo, tra virgolette, supportato, come definisco io, soprattutto le federazioni più importanti, ho visto molta incoerenza. E questo c'è da dirlo. Perché? Perché sulla carta ci sono dei criteri. Cioè, come si è verificato per i bodybuilding, per i cosiddetti spangiamenti addominali, per tornare un po' indietro, nelle bikini si spinge ultimamente verso appunto dei visi femminili, dei visi non alterati dai prodotti e dalla dieta, ma anche appunto si spinge teoricamente verso la salute. In pratica questa cosa non succede, ma mai, mai. Cioè, io puntualmente nelle gare più importanti, parlo ovviamente di Fit Italy Pro League, sul palco c'è una certa incoerenza, ma non solo all'interno delle stesse federazioni, ma anche all'interno delle stesse categorie. Esempio, mettono prima una squarciata, seconda una morbida, terza di nuovo una squarciata. Cioè, non si capisce esattamente i criteri, ok? Ma idem a livello poi, purtroppo sai, ogni nazione poi ha i suoi criteri per le gare internazionali. Ma anche il capo giuria, cioè... Esatto. La forma più estremizzata, quello che invece le vuole un pochino più rotonde, più muscolari, quello che invece le vuole un pochino più longiline, però anche lì stai a capire un pochino che gusti ha questo capo giuria, in base a quello tu cioè è una cosa paradossale, però tu scegli le gare in cui sai che ci sono i capo giuria che apprezzano quella tipologia di fisico. Ovvio, non puoi saperlo 3 mesi prima chi ci sarà come capo giuria, però se puoi saperlo, magari sai anche solo come gestire l'ultima settimana per arrivare o più dry, o un pochino più piena, o un pochino più morbida, appunto facendo, non so, la ricarica più glucidica, più lipidica, magari bevendo un po' di più, cioè facendo quelle piccole modifiche che logicamente cambiano la forma nell'ultima settimana, e uno può modificare la forma nell'ultima settimana. Esatto. Quindi in base a quello uno, però capisci anche tu che cambiare drasticamente l'ultima settimana, magari
un protocollo che porti, non so, avanti da 6, 8, 10 settimane, non è proprio la cosa migliore. Quindi sarebbe meglio andare un pochino più lineari, però quello che succede alla fine è questo. Che poi, sai, come diciamo appunto il discorso dei capigiuri in Pro League, il problema è proprio quello che ogni gara, ogni pro qualifier ha un capo giuria diverso. Cioè, cosa gli costerebbe fare una riunione dei capi giuria ogni anno e dire: ragazzi, è così, che a te ti piacciono col culo rigato, a me non mi interessa, tu non le premi, punto, altrimenti vai fuori. Cioè, è quel discorso, perché anche lì io conosco molte atlete professioniste o anche professionisti uomini che vanno da alcuni preparatori, soprattutto nelle wellness e nelle bikini, perché questi preparatori conoscono, e non c'è nulla di male a dirlo, molti capi giuria della serie. Bello, te a Toronto chi è il capo giuria? C'è Tizio, bene, tirati. Cioè, infatti molte atlete si piazzano, ma non perché sono eccezionali. Io ho visto delle atlete di merda, neanche femminili e neanche belle, piazzarsi semplicemente perché in quel capo giuria le voleva così e il coach l'ha mandata lì a botta sicura. Cioè, è una cosa incredibile, e non diventa più sport, capisci che lì poi diventa strategia. Poi non ci lamentiamo che ovviamente alcuni coach lavorano di più, semplicemente perché molti per queste conoscenze vanno avanti. Il problema, vedi, si perde l'obiettivo, cioè le ragazze, il bene delle ragazze. Cioè adesso, sai, andare così in gara vuol dire trattare i ragazzi come carne da macello fondamentalmente. Ma sì, vai lì perché devi essere così, sì, ma non è che tu a una è secca, la mandi ancora più secca perché lì c'è il capogiro che le vuole secche. Cioè, pensa alla ragazza che per arrivare a quel tiraggio forse le fai fare qualcosa che non devi fare. Cioè, vedi, si perde di vista l'atleta. Il bello che, come ha detto prima Giorgia, è anche colpa delle ragazze. Cioè, nel senso, se io ragazza vado da un preparatore, mi propone del testo o dei dosaggi che comprendono 20 farmaci, una bikini, 20 farmaci, parliamo di quei dosaggi lì, ne ho visto, cioè, io ragazza che ho una testa sulle spalle, mi informo un attimo, dico: no, aspetta un attimo, io non sono d'accordo, guarda, io non mi spingo. Infatti tanta stima verso quelle bikini che si rifiutano di stare a certi compromessi, solo che... Che lì il problema però sta anche nella correttezza dei coach, perché è vero, certo, che però tu ragazza magari, ma come anche tanti ragazzi, non sono magari acculturati, non hanno preso in mano dei libri, quindi tu, se tu magari hai una bikini e le dai 40 serie allenanti e lei entra in palestra, le fa, ma come può essere un man physique, un bodybuilder che logicamente non ha mai aperto un libro e dice: cazzo, è un po' un volume un po' troppo alto magari, specialmente se non si è supportato. La stessa cosa, l'alimentazione, come appunto anche la chimica. Una si affida a un preparatore perché comunque vede che sta portando delle ragazze in forma, le fa vincere, le fa diventare pro, oppure le fa vincere delle gare professionistiche, e dice: ok, se sta facendo vincere delle ragazze, quello che mi dice di fare lui, io lo faccio. Anche se magari una ha studiato qualcosa o è competente, ma magari tante volte ci lascia trascinare dalla voglia di arrivare. Ma Marco, figurati, non ha neanche studiato, ha aperto un libro, ancora peggio. Cioè, purtroppo ragazzi, è così. Mi fermo un attimo, sì, perché dovete dirmi i canoni di categoria delle bikini, perché sennò ragazzi, certo, che ascoltano in questo momento... Allora innanzitutto provo a fare un sunto per individuare la situazione in Italia. Allora, innanzitutto dipende dalla federazione, molto semplicemente. Ci sono delle federazioni, diciamo che la posa di back è la discriminante per quanto mi riguarda, cioè ci sono federazioni sia natural che doped in cui in back pose i capelli vanno spostati e di conseguenza avere comunque un'apertura di schiena è fondamentale, essere larghi, avere un bel dorso, una capacità articolare nel dorso è fondamentale. Altre federazioni, tra cui appunto la Pro League, in cui i capelli coprono la schiena e di conseguenza potete non allenarla fondamentalmente. Questa è una cosa interessante, quindi se già una ragazza non riesce a scapolare o a problemi nella parte superiore, non andasse in Fit Italy oppure in WNBF oppure in NBFI per quanto riguarda le federazioni, perché sappiate che quando andrete di schiena o siete una portaerei o non vi cagheranno di striscio, per farla breve. Quindi in alcune federazioni informatevi, vedete i vari siti internet con i vari regolamenti. Back pose, se c'è scritto spostate i capelli, fatevi due domande in base alla vostra capacità. In altre federazioni invece, come la Pro League, conta moltissimo il blocco inferiore, ma perché? Perché comunque capelli sulla schiena, gluteo femorale, quindi blocco inferiore importante. Per quanto riguarda il resto,
come dicevamo anche nel primo podcast, anche per quanto riguarda la federazione, nella maggior parte delle federazioni la gara si gioca su quattro pose, quindi posa frontale, schiena e le pose laterali. In Pro League sono solo front e back, quindi come diciamo anche con Marco l'altra volta, la Pro League non è per tutte, perché essere tremendamente forti in posa frontale, neanche di back, perché vi dico da posing coach che se un posing coach bravo le insegna come buttare fuori il gluteo, anche una ragazza un po' liscia la pari di schiena, ma per me la posa più importante è la frontale, che equivale, vedi, la posa frontale decide le gare paradossalmente, perché in frontale è difficile, cioè o sei buona oppure non vai. Quindi capisci che anche lì le ragazze molto giovani non considero mai una Pro League, ma perché? Perché la maggior parte delle ragazze sono forti nelle pose laterali, io lo dico sempre, ragazzi, nelle pose laterali si salvano tutte, fronte e back si giocano le più forti, ecco perché la Pro League è per poche, mentre in altre federazioni come la Fittita di la UAB o le federazioni Natural in cui ci sono anche le side, conviene esordire da lì, ok? Poi ovviamente in tutte le federazioni questi sono i criteri di base, quindi studiate i regolamenti e analizzate in base alla vostra fisionomia dove andare, quindi qua si parla di struttura e predisposizione o nel blocco inferiore o superiore da parte delle ragazze. Poi ovviamente nelle singole federazioni negli anni c'è stata un'evoluzione, per esempio in Pro League di solito le vogliono leggermente più muscolari rispetto alla Fit Italy, per esempio in Fit Italy ragazze molto muscolari, un pochino esatto, più convincente. Esatto, però c'è da dire anche una cosa, dipende anche, sapete, dai modelli che la federazione offre, per esempio le bikini più forti comunque in Pro League sono americani, in America vanno più tra virgolette, esatto, per quanto riguarda, esatto, mentre se voi vedete le bikini più forti e temute in Fit Italy oppure nel circuito Elite sono russe, dell'est, quelle dell'est ragazzi sono delle clavicolari purissime, giunture sottili, leve molto lunghe. E quindi capisci che anche lì, infatti puntualmente nelle gare italiane della Fit Italy, se si presenta una dell'est è finita per l'italiano, lo dico sempre. Però sono cose che prima si capiscono e prima è possibile indirizzare i ragazzi. Quindi questo di base è come la preparazione, nessuno insegna, cioè nessuno inventa nulla nella scelta della categoria, si analizza la struttura, ci si informa, ma neanche come le vogliono, perché poi qua stiamo parlando di criteri standard e scritti, ma poi la realtà del palco dice un'altra cosa, però quella è un'altra storia, cioè noi comunque come professionisti dobbiamo comunque indirizzare quello che sulla carta sarebbe quello che vuole la federazione. Poi ovvio che se i giudici fanno una porcata e non sono coerenti, lì ahimè più di parlarci, come parlavamo l'altra volta con Marco, chiedere feedback e migliorarsi non possiamo fare. Però ecco, primo consiglio mio, in primis analizzate il vostro fisico e capite in base a i regolamenti federali che nessuno si studia, studiateveli, capite dove mandare i ragazzi, dopodiché si analizza comunque il parterre dei concorrenti di quella federazione per capire un attimino più o meno dove mirare. Ecco, di sicuro un'esasperazione delle condizioni delle masse si ha più in Pro League, questo poi Marco me lo confermerà, soprattutto negli ultimi tempi, cioè si va più verso le rotondità, verso i tiraggi. In Fit Italy per esempio, parliamo di queste due federazioni non per fare torto ad altri, ma semplicemente perché sono quelle che vanno più in voga adesso, le più importanti, in Fit Italy non le vogliono troppo esasperate, anzi negli ultimi anni hanno premiato gente più soft paradossalmente, quindi anche lì non è una brutta cosa sinceramente, cioè ho visto comunque, infatti poi c'è da dire una cosa, che sono nate anche la categoria delle wellness e di conseguenza poi ne parleremo un'altra volta, le ragazze anche più muscolari, secondo me la wellness nasce anche per quello, cioè per dire alle bikini un po' troppo grosse, cioè quell'altra categoria, non restate lì. Però quindi è stata così, sta già scelta, bene. Esatto, per dirti. Però ecco, questo grosso modo, diciamo che la struttura paradossalmente della clavicola a rendere una bikini, cioè se una predomina sopra non va in Pro League, se vuoi andare in Pro League sotto devi essere forte, e ovviamente anche dura è il giusto e rotonda è il giusto. Sì, infatti, però non bisogna neanche comunque tralasciare quello che è il lavoro del sopra, perché semplicemente una cosa nella front pose comunque delle bikini, che uno dice va bene, ok, nella back pose hai la schiena coperta dai capelli, perfetto, però quando ti metti in front e apri comunque il braccio facendo vedere comunque la parte del dorso, se hai un dorso che sei fatta a tubo e perché non l'hai comunque sviluppato ed allenato, sembrerà appunto veramente troppo piccola sopra, perché comunque quando c'è l'apertura non c'è il dorso sotto perché non è sviluppato, e quindi risulti appunto
sotto magari più formosa e sopra un tubo. Quindi non è da sottovalutare neanche il lavoro del... In front pose è importantissimo, più che altro sai cosa? Non tanto il dorso, quando la spalla, perché fondamentalmente... Esatto, quello che si dice prima è che il dorso era coperto, la spalla quella si di base in quelli, vedi le spalle molto più rotonde, però anche il dorso non è da sottovalutare per niente. Mentre sai, vedi, veramente ne parlavamo anche l'altra volta con Ludovico nel primo podcast, il discorso del trapezio, della clavicola, sono due muscoli fondamentali, perché se già una ragazza non riesce a scapolare, a essere larga di scapola, è finita, perché ragazzi, là dipende molto dagli allenatori e dai coach insegnarle a fare quella cosa lì, oltre che poi per il posing coach è un lavoraccio se una ragazza non riesce a fare quella cosa lì. Poi c'è da dire anche il risvolto della medaglia, cioè è vero che in Pro League sono forti, tra virgolette, sono muscolari, tirate, però c'è da dire anche questo, che ci sono ragazze appunto non in grado di aprire la scapola, oppure hanno diversi problemi sopra, che però hanno un gran bel lower, e paradossalmente io ho visto quest'anno sinceramente molte ragazze natural al 100% andare a piazzarsi e anche vincere in Pro League. L'anno scorso c'era una ragazza seguita da Elena Rago, che saluto, che ha vinto gli italiani da natural al 100%, ma perché? La Nadia? No, non la Nadia. Come si chiama? Non ha mai vinto categoria, però ha fatto sempre molto bene. No, no, la Baby Fragola, come si chiama? Aspetta, pardon. Mi ricorderò il nome. Questa ragazza l'anno scorso ha vinto a Sanremo i campionati italiani da natural al 100% ed era fotonica. Cioè, un blocco interiore. Questa è un'altra cosa importante che va detta, cioè non è detto che per gareggiare in Pro League, logico, devi avere un background genetico sicuramente. E secondo me, come anche il Man Physique, la bikini è una di quelle categorie in cui hai meno manovra. Cioè il bodybuilder, il classico, queste categorie più muscolari, è più manovra di intervento. In queste categorie tu devi prendere quella posa e devi avere il background genetico, anche perché... confermami se sbaglio, ci sono tante bikini che arrivano a quel tiraggio perché magari non gli si vede l'addome, cioè vogliono raggiungere l'addome, appunto facevo vedere prima l'addome della Pesini, e quindi per cercare di forzare, e quello è un discorso genetico di distribuzione del grasso. Allora, un po' è un discorso genetico, ma poi c'è un altro discorso, ragazzi, che mi dispiace, non voglio fare un discorso sessista, anche perché io sono donna, quindi ecco, no, ovviamente difendo, no? Portata per questo. Sì, ti sei... No, ragazze mie che ascoltate magari questo podcast, dovete imparare ad allenarvi, vi dovete imparare ad allenare, perché anche lì, no, andare a guardare queste che influenzano, che magari arrivano anche a vincere l'Olimpia o altro, e anche soltanto guardare come fa una ragazza al naturale a portare determinate masse, che in realtà sono bubble muscle, però comunque determinate masse con gli slanci ai cavi, con niente a vuoto, è paradossale, è impossibile, ci deve essere uno sforzo, ci deve essere un lavoro dietro, no? Quindi allora magari meno fretta e più tempo da investire in ciò che davvero conta, anche perché prima di arrivare a fare una determinata scelta, ma cerchiamo di costruirli sti muscoli e portare una durezza muscolare che è data dall'allenamento. Sì, purtroppo adesso i social hanno portato a voler correre, perché voglio la foto sul palco e fare il figo, perché se metto la foto sul palco con il costume avrò follower, sarò famoso, farò soldi, cioè capisci? Io dico sempre, negli anni 90, inizio dei 2000, tutti erano DJ, tutti volevano fare DJ, erano tutti i CDJ, tutti i CD, i dischi, i vinili, e così tutti volevano fare DJ. Adesso c'è invece la mania, specialmente logicamente nel nostro campo, di fare tutti i coach. Quindi tutti vogliono fare i coach, tutti vogliono fare gli atleti. Il problema è che io, per esempio, prendo ad esempio me stesso, mi alleno da 17 anni e mezzo. La prima gara l'ho fatta dopo 13 anni di allenamento, ok? 13 anni. Adesso tante persone vogliono fare la prima gara dopo 6 mesi, dopo 8 mesi. Io sento parlare di voglio vincere la Pro Card, ok, da quanto ti alleni? Un anno. Quante gare hai fatto? Nessuna. E vuoi vincere la Pro Card? Cioè, comincia a farti piacere questo stile di vita, a mangiare riso e pollo, a fare la dieta, a mantenerla, devi divertirti, come diceva Mark Dugdale in un'intervista, devi imparare ad amare e divertirti durante l'allenamento, cioè devi amare i pesi, non, cioè la gara deve essere una cosa secondaria, che viene dopo anni e dici ok, coroniamo quello che è il mio sogno, piuttosto che, non lo so, dopo anni di sacrificio faccio vedere quello che ho costruito. La gara dovrebbe nascere così, non essere l'obiettivo primario, cioè io entro in palestra perché un giorno voglio gareggiare.
Cioè, è troppo un correre dietro a questo sogno che però prima bisogna imparare ad allenarsi, prima bisogna imparare ad alimentarsi, ad amare questo stile di vita e dopo uno può pensare a gareggiare. Però Infatti, secondo me i social hanno proprio sì. rovinato questa cosa. Ma secondo me Cioè, ragazzini. bisogna amare quella cosa lì, cioè deve piacere allenarti, piacere mangiare bene, cioè è piacere lavorare, cioè non devi farlo per farti la foto mentre lo fai, perché cioè, se ti fai il video a ogni serie è matematico che tu ti alleni di merda, non stai spingendo, cioè se hai l'esigenza di far sapere al mondo cosa metti nel pancake fit, sparati, cambia sport, io mangio perché ho fame, non Beh, perché magari mangio. pancake fit, stiamo proprio oltre ormai. Pancake fit sono già troppo healthy. Sono old school ormai, sono diventato old school, sì. Però capisci, vedi, è un dove, ecco, vedi, la Brada diceva è uno stile di vita, di conseguenza, se è la cosa più naturale del mondo, cioè il tuo stile di vita, perché hai bisogno di, tra virgolette, farlo sapere al mondo? Si vede che sei un bodybuilder, cioè è come il bodybuilder che cammina grosso, se sei grosso è Vedo, certo. la gamba che non ti fa che ti fa toccare l'interno coscio e cammini in handicappato, Mi è mentre venuta, perdonami, mi è venuto in mente un racconto, per te è venuto in mente. Noi siamo stati allenati un pochino da Stefano Greco quando eravamo a Roma. E allora mi ricordo una volta mi stavo allenando, stavamo facendo le interrotte sulla pressa. Allora, quei pochi secondi, no? Finita la serie, stavo lì a morire, eccetera. E lui mi fa: guarda, ti faccio vedere una cosa così ridi. Dico, che ridi? Io non c'ho proprio la forza per fare niente. Prende, mi indica un ragazzo che stava facendo gli affondi. Questo ragazzo, un personaggio, insomma, diciamo 40 kg bagnato, no? D'uomo, che stava con sto bilanciere e faceva gli affondi e portava, no? Ste gambe tutta da una parte, poi tutta dall'altra, poi tutta da una parte, dall'altra. Gli facevo, non lo so, sta andando. Ma io non vedi che coglione. Ste cose le fai se c'hai una coscia grossa così. È giusto, però vedi, è proprio quello, cioè, essendo uno stile di vita, dovrebbe essere la cosa più naturale del mondo, cioè, non c'è bisogno di far sapere al mondo che lo fai, è come, ecco, esempio stupido, ovviamente non me ne vogliono i gay del mondo, se tu sei gay, non c'è bisogno di ostentarlo, tu ti dimoni il tuo amoroso e non te ne frega un cavolo di quello che pensa la gente, non Ma è devi... come se ami l'amorosa, non c'è bisogno di mettere tutti i giorni su Facebook, su Instagram, quanto ti amo, cuoricino, Sì. amore, Sono bellissima. problemi che si Cioè. mollano, assolutamente. Però vedi, è così bodybuilding, cioè non è bisogno di fare il figo, no ragazzi, non mi offrite la birra perché sono a dieta. No, grazie ragazzi, punto, basta, finita lì. Cioè, però vedi, la gente non capisce questo, solo che, solito discorso, il bodybuilding è diventato uno sport commerciale, soprattutto mediatico, e devono far vedere che fanno le bikini. Però sai, una Però cosa, secondo me. io Vai. una cosa che ha toccato prima Giuseppe, che è importante, che molto spesso il percorso competizione è vissuto come un, diciamo, funzionale a dei DCA, di un percorso di anoressia, Ecco, eccetera. io ci tengo a dire una cosa poi al E la riguardo. domanda è se effettivamente può portare a uscire a vincere la malattia. Allora, Secondo me è un questo trasformare. bravissimo. Allora, sicuramente preparare una gara non toglie DCA a nessuno. Okay? E questo settore, questo stile di vita non guarisce da un DCA. Da un DCA si guarisce con un percorso specifico, per carità, magari determinate situazioni possono fungere da strumento che aiuta, ma sicuramente non sono quello il fine. Il fine è all'interno di noi stessi. Quindi di Esatto. certo non è attraverso una preparazione, una dieta ipocalorica e un bikini che si risolve questo problema. Anzi, ho Anzi. visto più gente che entrava in DCA che usciva da DCA facendo le preparazioni Esattamente, alle gare. il problema è che credono, no? E vedi, magari queste ragazze che hanno sofferto di anoressia per tanti anni, che finalmente mangiano qualcosa, però magari si allenano 6 su 7, fanno ore e ore di cardio, però loro in questo modo, dal momento che magari prima stavano a 400 calorie e adesso stanno a 2000, pensano di aver risolto i loro problemi perché effettivamente sul piatto hanno qualcosa. Ma non è così, perché comunque poi la vita porta il conto. E per ricollegarmi al discorso, ora. Bisogna fare una distinzione chiaramente perché è pur sempre uno sport e problemi derivanti da questo ce ne sono. In ogni sport io vengo dalla pallavolo agonistica, per cui comunque ho un'esperienza anche altrove. E, è difficile che un atleta arrivi in gara con il ciclo mestruale. È vero che dipende dal proprio set point di massa grassa, dal proprio equilibrio ormonale, eccetera. Però sia che si tratti di bodybuilding natural che di bodybuilding non natural,
è dura. Bisogna però essere consapevoli del fatto che si rischia questo. Il problema che mi sono resa conto, perché tante ragazze vengono da me dopo che si sono rovinate, e io non lo so perché c'ho questa cosa che magari si sono fatte rovinare e poi vengono da me e io devo stare lì, tipo, Alla per... depo dico che hai comunque attiri la gente che comunque si vuole confidare con te, Sì, vero? sempre, sempre. Conosce, cioè, conosce qualcuno, conosce, prendi una persona a casa, conosce qualcuno, usciamo a cena, eccetera. Io ci ho Quel parlato. qualcuno si sfoga, inizia a confidare vita, morte, miracoli, disagi familiari, cose personali, intime, Però tutto. c'è da dire che sono una grande amica, infatti a lui lo tengo sempre in disparte e lui va lì, fa il roscio della situazione, mi dice: no, ma No, devi non mi dice niente, andartene. è tremenda, tremenda. No, perché per carità. Potremmo fare anche una sezione Rhino Sì, psicologia, confidenza, sì, psicoterapia. po la posta di Giorgio, chiamiamola così. Esatto. Comunque, ci tenevo ad approfondire questo discorso, se voi mi concedete 2 minuti, perché appunto è il motivo per Anche il 5 quale perché importantissimo. molte ragazze sono assolutamente inconsapevoli delle conseguenze che derivano da questo, dal procrastinare una situazione di amenorrea, e pensano: vabbè, ma tanto poi mi torna. Poi ti torna magari adesso, ma la gara successiva, la gara ancora. E questo chiaramente non è come posso dire, un aspetto che va assolutamente denigrato o condannato, perché fa parte di tutti gli sport portati all'estremo, ovviamente, per una situazione di stress, per una situazione di overtraining e quant'altro. Però bisogna fare informazione, cioè bisogna dare alla ragazza questo strumento per decidere della serie. Sei disposta anche a questo? Bene. Quanto sei disposta a spingerti? Perché c'è un qualcosa che non ne parla nessuno, dell'amenorrea funzionale ipotalamica, l'AFI. E non ne parla nessuno, non ne parla anche delle conseguenze da un punto di vista osseo, l'osteoporosi, da un punto di vista di ormonale, tiroideo, di possibili gravidanze future, cioè nel senso, noi siamo donne, no? Ok? Che possiamo allenarci come voi, possiamo fare tutto a posto, però ci sono delle differenze ed è importante che insomma i preparatori stessi siano preparati al riguardo, siano preparati ad affrontare anche una determinata cosa, cioè non basta imbottire la donna di estrogeni. Perché gli stessi Ma quello è il problema. estrogeni, essendo comunque agendo comunque sull'asse ormonale, ok, vanno a indurre l'AFI, ad indurre l'amenorrea. Cioè non sono ovviamente una soluzione, anzi, tutt'altro, sono una delle cause. Soprattutto per preparazioni protratte, quando una stagione è molto lunga, visto ragazze che gareggiano 8 gare in un anno, ragazzi, vuol dire che sei rovinata. Cioè, poi quelle, come hai detto anche te, sono situazioni non fisiologicamente corrette già per gli uomini, per le donne non ne parliamo. Se protrai quella situazione già per un uomo è devastante, per una donna che ha ovviamente un aspetto diverso, la rovini per sempre, soprattutto se è molto giovane, ragazzi. Infatti, se notate, c'è un abuso, soprattutto negli ultimi anni, che guarda caso va di pari passo con l'evoluzione di questa categoria, un abuso di chirurgia estetica, di Ecco. filler, di botox, di extension, cioè nessuno ha più i capelli naturali, nessuno ha più la pelle del viso luminosa, no? Il problema è che però tanti non si domandano il perché. Ma no, Non lo esatto. sanno neanche È perché. come Ormai si avere dichiara. una... Sì, così come avere una diga che ha le perdite, comincia a traboccare acqua, invece di risolvere ricostruendo tutto, vai a metterci le toppe. Ma è chiaro che tanto l'acqua spinge lo stesso, no? Prima o poi rompe tutto. Esatto. La cosa è che stiamo parlando di una categoria che dovrebbe andare nell'esatta opposta direzione. Questo, cioè, perché se stessimo parlando, sai, figure, bodybuilding, ok, e sappiamo che fa parte del gioco, però questa categoria nasce con lo scopo di andare nell'altra direzione. La bellezza, la salute, cioè, poi ripeto, lo stare in forma, ecco, si è oltrepassato quel limite, ma si è oltrepassato da un bel po', come ha detto anche la Giorgia, in effetti, guarda, confesso che era una cosa che il discorso dell'extension, i capelli, lo vedevo, ma non ci avevo mai riflettuto, quindi grazie. No, perché siete uomini, perché siete Esatto. uomini, quindi magari di te ammazza quella che gnocca, poi non vedete che ha Ma in le effetti ciglia sì, fine. ma bello sei qua. Infatti, se tu vedi anche le ragazze anoressiche, per esempio, hanno comunque i capelli che comunque non sono bellissimi perché non sono sani, ma proprio per tutta una questione, appunto, cioè una Certo. ragazza anoressica sarà al 99,9% comunque in amenorrea. Non è detto, perché comunque conosco anche delle ragazze che ho conosciuto delle ragazze che erano anoressiche, pure avevano il ciclo mestruale, però, Certo. come dicevi tu, Giorgia, dipende dal loro set point, eccetera, Però eccetera. attenzione, l'amenorrea ipotalamica funziona con quell'amenorrea, che
è diverso dall'ovaio policistico, sono due discorsi completamente diversi, perché una persona può avere l'amenorrea e l'ovaio policistico, oppure avere ovaie completamente normali, ma soffrire di amenorrea. È una amenorrea secondaria. Che significa? Significa che a questa ragazza è arrivato il ciclo e poi, per una qualsiasi ragione, questo ciclo non è più tornato per un lasso di tempo minimo di 3 mesi, 3 mesi in su. Ok? Ma ci sono molti casi in cui si presenta questa disfunzione ormonale, malgrado la BF sia alta. Però magari questa ragazza sta mangiando poco e questo è un altro problema. Ragazze che magari pensano di voler fare la vita della bikini, hanno una BF alta, mangiano poco perché tanto prima o poi arriveranno da qualche parte, ma tanto si blocca tutto lo stesso perché il corpo si accorge di tutto, no? E quando tu vai a intervenire in modo così brusco, così estremo, su una donna che invece deve essere trattata con delicatezza per tante ragioni diverse, tu fai i danni veri. Per carità, poi è reversibile in molti casi, purtroppo però in tanti altri non lo è. Altrimenti, esatto. Ma come poi diceva anche Alberto nel webinar, così, quando si parlava di alimentazione, cioè dipende anche tanto appunto dall'intake calorico che dai a una ragazza. Cioè, quindi se una, come dici anche tu, ha una BF più alta, ma ha un intake calorico bassissimo, una perde il ciclo lo stesso. Cioè, Sì. proprio perché il corpo vede che tu non gli dai sostentamento per una futura e possibile gravidanza, che lui automaticamente dice: no, io non produco, cioè, dal punto di vista non ho il ciclo mestruale. Perché? Perché non sarebbe in grado, con così poche calorie, di sostenere una gravidanza. Cioè, quindi Esattamente. bisognerebbe proprio fare un lavoro totalmente diverso, proprio dal punto di vista alimentare. Però, se appunto c'è questa fobia delle calorie, oppure mangio tutta merda che voglio, tutto il possibile junk food che voglio, ma sto nei macros, quindi sto nelle 1000 calorie, allora va bene. Sì. Alla parte che, vabbè, cioè, la composizione corporea comunque cambia se mettiamo un certo tipo di calorie, un certo tipo di ripartizione, eccetera. Però vabbè. Però il problema è che se comunque il tuo corpo vede quelle 1000 calorie troppo poche, tu puoi mangiare anche Twix, tiramisù, pizza, eccetera, ma se stai dentro in quelle calorie il tuo ciclo non torna lo stesso, o comunque molto probabilmente andrà via lo stesso. Anzi, a Cioè. maggior ragione, il corpo ha bisogno in queste situazioni di tutti i micronutrienti, di un bilancio elettrolitico adeguato, cioè in tutte queste situazioni, di vitamine, in tutto questo scenario è proprio il junk food che in realtà non fa altro che peggiorare la faccenda. Bravissimo, ma perché va comunque a modificare anche dei valori ematici, come può essere magari il colesterolo piuttosto che anche le transaminasi, eccetera, che un corpo lo mette ancora di più in stress e automaticamente va ancora più in riparo e non avrà mai, cioè comunque non ricomincerà più un Una ciclo cosa mestruale. divertente è che si fa il junk food, la combinazione junk food, però mi dopo perché così ho risultati. Quindi Sì. prendo Junk anche food e tiroidei. estrogeni, quindi peggioro, tiroidei, con gli antiestrogeni peggioro ancora di più il panel lipidico ematico, però ci butto, quindi un casino, cioè Tanto la prima cosa rovina. che si vede proprio dalle analisi ematiche, quindi sul clinico, la prima cosa che si vede sono i livelli ormonali tutti bassi e il cortisolo alle stelle. Esatto. E amenorree che veramente durano da. Noi veramente ci scherziamo, Anni. dicendo 3 mesi, ma quelli 3 mesi, Anni. c'è gente che sta veramente anni. Mamma mia. Che poi col cortisolo così c'è uno stress surrenale che si riflette sulla produzione di aldosterone, e quindi sai sul palco che E quindi sei trattengono esposto. acqua. Tac. Ragazzi, scusate, io ci tengo a dire un'altra cosa, E cercano di tirarsi ancora di più. Che mi Ovvio, ricollego cosa, a capito? Con Marco. diuretici. Sì, con i Con diuretici. diuretici. Ovvio, quindi vedi un Vedete cane che si morde la coda. Che però, non so se riuscite anche voi a individuare, il minimo comune denominatore di questa faccenda è l'immagine, come si Ovvio. appare, come siamo, come ci vedranno sui social quando facciamo la storia, come saremo, ci giudicheranno. E se siamo grasse, poi ci diranno, se sei grassa, e beh, qual è il problema? È Ma come perché? parlavamo ieri nel webinar con Alberto, appunto con Esatto. Ludovico e tutto. Una ragazza, quando appunto tu la metti in bulk, ovviamente deve essere un bulk controllato, va benissimo, ma se si vede le gambe un pochino più acquose perché sono infiammate, perché le stai facendo fare un lavoro di costruzione, automaticamente avendo un peso, comunque un carico di lavoro, un'intensità di lavoro che produce infiammazione, perché è ovvio, ci deve essere questa infiammazione, se no non ci sarebbe provvedimento, cioè non ci sarebbe progressione. Quindi, se tu la vedi una ragazza con le gambe che appunto la fai allenare forte perché deve migliorare, costruire massa muscolare, eccetera, ma si vede le gambe gonfie, piene d'acqua, a
ha vergogna magari a metterla foto su Instagram, quindi dice no, non devo far così perché sennò mi riempio d'acqua, la foto sui social non la posso mettere, quindi mi alleno di merda, ma alleno piano così almeno non mi riempio d'acqua. È un cane che si morde la coda, perché poi le vedi l'anno dopo, la stagione dopo sul palco e sono uguali, o a meno che magari si bombano di maledetto, però capisci che dopo anche lì si ritorna sempre al discorso che abbiamo fatto l'altra volta, anche lì l'infiammazione sale, quindi cioè, è un cane che si morde la coda. Cioè, allora, partiamo da un presupposto che questa è una mia parere personale che magari è un po' estremo, quindi siete liberi di dirmi no, noi non la pensiamo così. Io non posso perché l'ho sposata, quindi tu devi essere caso. D'accordo. Tu devi essere d'accordo, hai capito? Se no stasera mangi fuori. Ma se una ragazza deve costruire su qualcosina per riuscire a fare la bikini, ok? Giustamente, no? Io sono la prima, io adoro le bikini muscolari, io adoro i muscoli, ok? Se non ci riesce da natural una ragazza, no, a costruire qualche muscoletto per fare la bikini, questo sport non fa per lei e non c'è niente di male in questo. Approvo. Si può fare un'altra cosa, Cioè, il mondo è pieno di sport. Vuoi fare un'altra cosa? Ma perché ti devi andare a rovinare per mettere su dei muscoli per fare la bikini? Cioè, se tu geneticamente non hai una minima predisposizione, basta, fai un'altra cosa. Ci sono tanti modi di esprimersi. Ci sono gli scacchi, conosciuto regina degli scacchi, bellissimo. Ma Giorgia, ma come dico sempre io, cioè, altrimenti fai come me che faccio il personal di due veramente stripper, una lituana e una ungherese di 20 e 22 anni, sai che, no, te lo dico, ti dico anche la dieta che fanno perché non le riesco a seguire nella dieta, non dicono cazzi di farmi seguire nella dieta. Allora, si svegliano a mezzogiorno, colazione con cappuccino, cornetta e spremuta d'arancio, a pasto 220 grammi di pasta con ragù e il pane, dopodiché prima di andare al lavoro, ok, dato che poi catabolizzano al lavoro, un etto di bistecca con delle patate. Si allenano tre volte a settimana con dei circuitini del cazzo, il cardio per loro non esiste, sono fighe da paura. Immagino. Calorico tantissimo, perché se fanno veramente tre pasti così l'intake calorico... No, ma ti sto dicendo, Marco, se io le sto convincendo, le sto pregando di farsi mettere una mano di Protan, le compro io il costume, e io ti giuro su mia madre che se loro le porto in Pro League, arrivano due Pro Card nella classe C e nella classe D, le lasciano tutte a casa, io te lo giuro su mia madre. Ma perché? Quindi, come ha detto Giorgia, se una che non è predisposta geneticamente si fa un culo della Madonna, non metti su neanche un minimo di muscolo, cambia sport. Questo secondo me è la bikini, come anche il men physique, cioè di base, le vedi. Cioè, le vedi in palestra, quando entrano in palestra, cioè c'era per esempio una ragazza che sta allenando adesso la Fede, è una ragazza che tra l'altro gioca a scacchi, tra l'altro, è nazionale di scacchi. Lei è una ragazza siciliana di genetica alla vita, che è larga come la mia coscia, e ha due spalle che sono veramente larghe. È così, è nata così, con appunto il gluteo un pochino, cioè, ma è allenata nella sua vita, veramente gioca a scacchi in nazionale. Geneticamente io l'ho detto, Fede, oh, portiamola in gara, diglielo. Prego. Ma la natural al 100%, cioè le fai fare una dieta che non ha mai fatto, la fai allenare che non si è mai allenata, senza bisogno di un minimo supplemento, la fai solo mangiare ed allenare, questa ti va in gara e fa il culo a tantissime che si stanno distruggendo da anni. Ma perché? Perché tu le vedi, come il men physique, come per esempio c'era una volta Pietro Sassi, non Mauro, ma Pietro, che scriveva appunto sulla pagina Heavy Duty e così, diceva: se tu vai ad Haiti, ok, e giri per strada, la maggior parte degli haitiani che lavorano normalmente nei campi piuttosto che fanno i muratori o così, potresti mettergli il lucido, perché è del colore, perché non hanno bisogno per il colore della pelle, grande. Mettono il lucido, li metti sul palco di la maggior parte delle gare, ma non solo natural, ma anche a open, cioè nel senso come men fisico, così ti portano a casa tutto, perché così sono, cioè, vite strette, palle larghe, cioè, una qualità di pelle diversa, è così, tu ci nasci. Ma facci caso Marco, anche Giorgia, cioè, questa si chiama consapevolezza, cioè questa è una cosa, una sensibilizzazione che va fatta, ma non si tratta di buttar giù i ragazzi. Se io passo veramente per lo stronzo, il cattivo di turno, perché metto le mani avanti, ci sta che i coach mi mandino i ragazzi dicendo dai giù, tiralo su poveraccio che è insicuro, ho capito, ma deve essere chiaro a una bikini che se va sul palco, va a gareggiare, se può giocarsela, non è un'esperienza, nel senso, io non è che mi diverto a dire
ragazze, occhio che se in categoria becchi la tale, non mi diverto a dire che vi spaccherà il culo, ma perché io la tale l'ho vista il giorno prima e se te la trovi sul palco ti lascia col culo a terra, perché è una gara, semplicemente va detto. E ragazzi non devono, ovviamente lo dico così per scherzare, ma lo dico chi mi conosce con il modo giusto, ragazze, fate il massimo del vostro meglio, però sappiate che... Ma ecco perché è coscienza da parte dei preparatori dirlo ai ragazzi. Ragazzi, siamo arrivati. Non è che c'è troppo giro di soldi dietro e uno se porta 30 atleti in gara o 20 o 10 o 1, certo. Il prezzo cambia, il guadagno cambia. Marco, ma ti dico, ma quell'anno lì che quella ragazza con problemi ex anoressica decise di andare in Fit Italy, lei in categoria, pensate la sfiga, si beccò in categoria 8 nazionali dell'elite. Che la settimana prima erano andate in Diamond Cup e si erano anche piazzate, l'hanno lasciata col culo a terra. Cioè, il fatto, cioè, lì poi non mi puoi dire che tu da anoressica vuoi trovare la vittoria contro la malattia sul palco, perché se becchi sul palco gente nazionale, geneticamente forte, anche dopata, ti ammazzano lì, il, come si dice, il senso di rivalsa, ecco perché io dico bisogna farlo per voi stessi, cioè, non per... la gara, non perché sei uscita dall'anoressia, anche se è una falsa credenza, perché nessuno ci esce andando sul palco, per quando la vedo io, ma soprattutto, cioè, fatelo per, non so, perché vi piace, cazzo, fatelo. Una giornata di marcia, per me, sarebbe salire sul palco per una ragazza così, esatto. Cioè, esatto. O battere chiunque altra, però già sul palco. Il problema è che sta a lei nella sua testa dire, ok, sono salita sul palco, dato che stessa, sono uscito dal problema, comunque l'ho risolto, ho cercato di risolverlo, sto cercando di risolverlo, certo. Però siccome hai detto tu prima, quando ha preso i calci nel culo, poi è passata al lato scuro, ha preso i calci nel culo ancora ed è tornata nell'anoressia, il problema va proprio alla base. Sì, perché vedi, là ci vuole l'obiettivo è dire, allora, vogliono questo criterio, oppure le vogliono così, vogliono gente forte, cioè, per arrivare, ovviamente, l'esperienza, chiunque possa essere sul palco, lo diciamo un'altra volta, però... Per arrivare a certi livelli ci vuole comunque una bella dose di fortuna genetica, un insieme di fattori. Pazienza. Che se non li hai, esatto, tempo. Perseveranza nel tempo, però comunque ci vuole un buon 60% di predisposizione. Ti faccio l'esempio io, da uomo, da natura. Allora, io mi faccio il culo, ma veramente tanto, da natura, in allenamento, a dieta, amo sto sport più di qualsiasi altra cosa al mondo. Ho un preparatore che voi conoscete che è un mostro, è bravissimo, e io sono sicuro che se mai volessi passare al lato scuro non avrei mai problemi di salute, ok? E ne sono assolutamente sicuro. Non lo faccio perché? Perché ho visto i più forti d'Europa e li ho anche seguiti nel posing e so che io da di genetica non sono fatto, cioè, ma non mi verrebbe neanche di provare, provo un ciclo per andare a una gara del cazzo da doped, capito? Cioè, ma perché? Perché li ho visti, so che io mi faccio il culo, perché no, lo dico, molto più di alcuni doped, ma non basta. Cioè, il lavoro, sì, serve, però ci sono delle cose imprescindibili che il lavoro, purtroppo e per fortuna, dico sempre, ragazzi, se una bikini becca una predestinata dalla genetica, che si fa il culo e si bomba come deve, non ce n'è per nessuno. Cioè, di solito quelle che sono geneticamente meno avvantaggiate, è brutto da dire, ma come minimo devono farsi il culo, come minimo devono ammazzarsi, ma sperare che quelle forti davvero di genetica il culo non se lo facciano, perché se becchi una che è super figa, fa anche la modella, quindi vive di mai. Ragazzi, Marco, te c'eri a San Marino, non po', a San Marino Cup, io sono entrato nell'albergo, ho visto una di 2 metri con i tacchi in abito, cioè con la vestaglietta che si beveva lo spritz, ho detto, boh, eravamo io Alberto, ho detto, Albi, cavoli, avrà fatto la gara. No, quella lì doveva salire da lì a 5 minuti. Quando hanno chiamato alle alte taglie, questa qui ha mollato lo spritz, con i tacchi in mano è corsa, è salita, ha vinto l'assoluto. Di cosa stiamo parlando? E poi c'erano le italiane che nel bagno si mettevano le dita in gola, porca miseria, per vomitare. Ma di cosa stiamo parlando? Per far vedere il vacuum? Ma dai, quella lì non ha mai fatto la dieta, secondo me. Ok, cioè, si è bevuta lo spritz prima di salire sul palco, le italiane stavano in scarica d'acqua dal giorno prima e si facevano i cannoni per dormire. Quella, secondo me, si è fatta 2 spritz e ha fatto sogni chiari. È una ragazza
Questa è una ragazza che ha vinto. Io questa scena non l'ho vista La perché è bionda, tanto. che ha vinto l'assoluto a San Marino, che ha fatto La te. ragazza polacca che ha seguito Quella bionda con tutto. costume rosso, io ti giuro, l'ho vista Adesso ci con uno spritz a 10 minuti. Quando hanno chiamato la classe della categoria, questa qui ha mollato lo spritz, è corsa, si è messa in tacca, è salita e ha vinto, appunto. E le altre stavano in bagno, vedi? dito per vomitare. Allora, Cioè, però. siamo molto old school con l'alcol prima di salire sul palco. Ai tempi si beveva Sì, magari la grappa vino. piuttosto che adesso si va di spritz No, con per la grappa. dirti, ma quella lì, secondo me, raga, non è che faceva la ricarica, quella non è neanche ricaricato, quella si è Vabbè, alzata. ma tornando, andando un secondo off topic, un secondo. Cioè, Riccardo Croci, io l'ho visto nel backstage delle gare, lui non è che mangia, lui svapa. E svapando automaticamente, io vi giuro, perché lui non ha, soprattutto quando era, ti dico, ti parlo questa cosa, l'ho vista negli Amator l'anno scorso ad Abano Terme, a una gara del 5 maggio, mi ricordo ancora che avevo accompagnato Ale Bertolino, mio carissimo amico. E appunto c'era Riccardo Croci, ancora amatore ai tempi, con Cristiano, appunto il mio coach Cristiano Catoni, che gli diceva: non scaldarti, non mangiare, sei già grosso così, va bene. Cioè lui era nel backstage e svapava, svapando, lui è salito sul Guarda, palco, ha guarda. vinto la categoria, ai tempi non ha vinto l'assoluto, ma perché comunque ha dovuto sistemare con te il posing, ma lui svapava, cioè per farti capire la differenza. Guarda, io confermo perché sempre Cristiano all'epoca seguiva Davide Mazzolari, altro grandissimo main physique. Io lo accompagnai alla sua prima gara all'Ercole Farnese, era già duro e gigantesco. Cristiano ha detto: smetti di esistere, cessa di esistere, non mangiare un cazzo, non bere un cazzo, sali così come sei. Infatti l'ho dovuto tenere perché era incazzato. No, non bevo, non mangio, c'ho fame, sai, te li ha ammazzati tutti. Ragazzi, mi posso ricollegare per riportare il discorso alle bikini? Perché la settimana scorsa Angelica Teixeira, che ricordiamo per chi ci ascolta, che appunto è stata Miss Olimpia per due stagioni di fila e poi è stata battuta lo scorso anno dalla Isa Bicini. Lei la scorsa settimana, rispondendo a una domanda in cui le dicevano cosa fai prima di salire sul palco, quanto ti scaldi e tutto, lei ha detto proprio questa cosa, ha detto: io non mi devo scaldare, mi scaldo poco, pochissimo, le spalle non le tocco perché altrimenti mi riempio subito, mi riempio tanto, e quindi il mio coach, il suo coach è Kimoddo. Il caro Kim le dice proprio: guarda, tu stai tranquilla, non fare niente, gambe in alto, quando è il tuo turno vai e fai il tuo posing. E questo appunto si ricollega Vedi al. com'è rispetto alla Pesini, com'è meno estrema. La Pesini qua Sì, è piccola piccola, è molto più. la Pecini enfatizza tantissimo questo X-shape. Esatto. Sì, il punto vita è estremamente Sì. stretto, assurdo. No, È facci impietoso. caso, Giorgia, facci caso, anche l'Angelica l'anno scorso, se non sbaglio, non all'Olimpia, all'Arnold, si è presentata tremendamente condizionata proprio Durissima. perché lui, vabbè, è stata accusata di essere troppo morbida, di conseguenza, vedi, anche lì una come lei, che io amo alla follia, cioè la Bravo. reputo adesso la più femminile, si è comunque spinta alla ricerca di quella durezza. Infatti all'Arnold, pensa a te, io la mettevo prima, pensa a te, perché l'ho Anch'io, vista ma io la mettevo prima anche all'Olimpia, anche se aveva scazzato il Ma prejudging. io ho visto, guarda, questa differenza palese. All'Olimpia era un attimino più morbidina rispetto alle altre. Poi sai, c'è da dire che l'Angelica è un po' più tozza di leve rispetto a Sì, più una Janet bassa. e una Lisa, quindi per quello secondo me ha fatto terza, perché hanno prevalso le spingone. Però all'Arnold, quando l'ho vista in diretta, ho detto: cavoli, com'è tirata, era veramente più dura dall'Olimpia. Però vedi, per un Ma desiderio di infatti ci eravamo esagerare. sentiti in diretta, ti ricordi, Giuse? Sì. L'avevamo detto, l'avevamo commentato in diretta, io farei Esatto, vincere la Texera. non è vincere la Texera, infatti, ma perché, come diceva la Giorgia prima, nel desiderio di spingersi verso quei criteri che le top di categoria dettano per colpa dei giudici. Però vedi, anche una come femminile, morbida e rotonda, come l'Angelica, comunque il tentativo di andare da quella parte lo stava estremizzando, Allora, come ha fatto la Ashley, e gli è costato i capelli alla Ashley, stessa cosa. ragazzi, posto che io vi sto amando in questo momento, ve lo giuro, perché quando stavamo vedendo l'Olimpia io dicevo: Angelica, 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 volevo farvi vedere Angelica in off season. Non so se la vedono loro, la vedono. Mangia Angelica in off season, eh? Mangia, Cioè, esatto. Angelica mangia, sì, se la gode, è giusto Ed è così. bella così, ed è più bella off season che in gara, te lo dico secondo E me. vi Ma volevo secondo far me tutte le vedere ragazze sono più belle off season che in gara, eh? Ma il mio anche. gusto personale da uomo. Ecco, e le ragazze dovrebbero ascoltare le vostre parole, visto che siete ragazzi, perché Ma invece guarda che cosa a credono? loro non piace la bikini. Ecco, Questa è la questione appunto. che voglio passi. La Quindi, bikini se in gara, sbaglia. secondo me, è troppo.
estate perde troppa femminilità. La bikini off season o la wellness off season, secondo me, sono il top della sensualità, esatto. Non so se giusta, allenata. Se vedete l'Angelica, cioè, molto bella, guarda. Però vedete la gamba dell'Angelica in off season, la vedete che coscia, ok, lei è brasiliana, sì, d'accordo, però se tu non hai questo come pacchetto, è finita. Sì. Sei destinata. Ora però vedete, ecco, ha postato adesso una foto, lei sta per andare in gara, no? Guardate, quest'anno già cosa ha intenzione di portare, già si vede che quest'anno sta estremizzando. E mancano ancora due settimane. Guarda il dito, Giorgia, guarda il dito come è più scavato, ma è proprio allungato il dito. Di solito lei è un po' più paffuta, adesso è un po' smagrita, caro. Ma sto weekend mi ha detto Federica che gareggerà lei, eh? Già, ecco. Sì. Ok, scusa. Però vedi, facci caso, anche lui, Giorgia, ha dei bei quadricipiti di glutei, però secondo me anche, ne parlavamo una volta per i main physique, la struttura ossea è importantissima per la bikini, perché tu puoi avere anche quel quadricipite, ma se non hai un ginocchio e una caviglia sottile, certo, quelle sono caratteristiche che i prodotti te lo dà madre natura. Lì, infatti, pensa, ci sono delle ragazze dell'est, se voi vedete, le classiche ragazze rumene che fanno le pulizie, se voi vedete hanno queste caviglie e ginocchia molto larghe, quindi vedi, quella è anche sfiga all'interno di una razza molto forte come quelli dell'est. Però ecco, una bikini deve avere la statura sottile, cintura sottile, perché se non ha quello non potrà mai essere una bikini forte. Infatti tornando sui canoni, per esempio le bikini comunque anche lì, appunto, strutturalmente ovviamente la struttura ossea deve essere vantaggiosa per quello che appunto sono una bikini, quindi non essere magari troppo ginoide, se no a sto punto magari più una wellness piuttosto che appunto essere comunque clavicolare, ma non troppo. Però quello che richiedono comunque sono muscolature non troppo estremizzate, quindi io ti parlo della Pro League, anche se comunque le vogliono più muscolari, però quadricipiti troppo rotondi o piuttosto troppo scavati, tagliati, come magari si è anche visto nelle ultime gare, però non devono essere quadricipiti troppo rotondi, troppo iper sviluppati. Stessa cosa i glutei, stanno comunque premiando delle ragazze, anche nell'ultima gara che hanno fatto adesso in Portogallo, l'ambito Olimpia, la ragazza che ha vinto l'assoluto, idem la seconda, non avevano questi glutei super sviluppati, erano comunque delle giuste bikini, cosa che invece magari si va troppo a estremizzare in alcune gare, magari appunto più amateur, magari anche in Italia così, di quelle muscolature troppo esagerate, ricercando la muscolatura eccessiva, o magari invece d'altro canto la muscolatura troppo poco eccessiva, quindi appunto come si diceva prima, ragazze che si presentano estremamente magre. Però quello che dovete capire è che comunque la bikini deve essere una via di mezzo, c'è una gamba comunque sì muscolosa, ma non troppo, perché sennò sei una wellness, e non troppo poco, perché altrimenti non sei neanche una bikini, ma però appunto, bravo, mi ricollego a te, stiamo parlando comunque di atlete, le atlete fanno, esatto, le atlete, quindi si allenano, fanno la loro dieta, fanno quello che devono fare, no? Ok, però qui c'è una sorta di nesso, ok, che si è creato tra ho un DCA, faccio la bikini. No, nel senso, un DCA, no, un disturbo del comportamento alimentare. Faranno anche quella come categoria, secondo me. Un disturbo del comportamento alimentare va trattato in quanto tale, ed è una cosa a sé, ok? Non è che tutte le atlete devono avere un DCA. È chiaro che però uno sport in cui la performance sta sul palco, in bikini, in cui ci si mostra vulnerabili, eccetera, ed è basato su cosa? Su dieta e allenamento, è chiaro che appunto non può risolverti un problema con l'alimentazione se tu ce l'hai. Certo. Okay? Certo. E questo è molto importante, no? Perché poi magari la ragazza X che ha un problema, o magari non ha un DCA, però ha comunque un comportamento malsano, un comportamento non rilassato con il cibo, va dal preparatore con la foto magari della piscina e dice questa, io così, tu così no, tu così no. Cioè bisogna chiaramente riportare le persone con i piedi per terra, ma anche far capire che non tutto ciò che vedono è reale, non tutti i glutei che vedono sono veri. Cioè vanglielo a spiegare a una ragazzina di 18 anni che magari vuole il culo sodo, che quello che mi sta facendo vedere è una protesi. Lo so, ma poi sai, poi c'è, come diceva Marco prima, per quanto riguarda i prodotti, questo vale anche per l'analisi del fisico. Io vedo molte ragazze, non so, vedono in questo caso la foto della Pesini, ma anche da noi in ufficio vengono, guarda la Janet che bella, sì, io dico ragazzi, ma c'è dell'altro dietro, no? Ma qui basta allenarsi e mangiare, perché lei scrive, sai, che si allena totto, voglio farlo anch'io. Ho detto sì, ma non diventi come la Pesini, perché c'è dell'altro dietro. Cioè molte non distinguono un fisico natural o anche federazioni natural, cioè
qua stiamo parlando veramente di ragazzi che accendono per la prima volta il PC, vedono la Pesini, che bella voglio come lei, ma devono capire diverse robe. Poi il discorso che facevamo anche l'altra volta, anche il discorso, sai, del posing, ecco perché io dico, ragazze, non imitate, cioè non basta prendervi la presentazione della Pesini e copiarla, io sto facendo una battaglia mediatica affinché le bikini italiane della Pro League non facciano la face front della Pesini. È l'unica al mondo, lei e altre due o tre, che possono permettersela, perché nel momento in cui poi la Pesini te la trovi, una come la Pesini che sta bene in quella posa, te la trovi sul palco, ti massacra. Cioè, non bisogna, cioè, bisogna fare dell'informazione, soprattutto bisogna usare la testa. C'è una cosa molto bassa. Magari fanno vedere la front pose della, sì, della Pesini. Sto, che lo sto prendendo. Aspetta, che bello. Che magari tanto non è che appunto la Pesini, prima di vincere, alla gara precedente sarà piazzata quinta. Mi sembra. Non quella, non quel saluto, quell'altra in cui offre il palo davanti. Credo che vediamo la faceva in quel video. No, ma qua aspetta. Ah, okay. Aspetta, aspetta, qua la fa, l'ho preso prima. Ok, allora. Questa, Giuse? Questa qui, ma lei poi quando la fa affrontare allarga la gamba. Lei proprio allarga la gamba e sta proprio con le gambe frontali alla giuria. Aspetta. Che è mostruosa. Dovrebbe esserci, perché sì, fa quella. Guardatevi, quindi... è la sua, il suo pezzo forte. Questa? No, non è quella. No, quella lì è proprio una transizione. Eccola, guarda. Questa è in bianco e nero? Uno all'Arnold, questa qua giù sotto. Ah, okay. Giù sotto. Ah, eccola, sì. Là? No, era sotto, quello. No, non questa, quella sotto all'Arnold, sotto a quella bianca. Ok, vediamo se... eccola. Allora sì, qui vabbè, qui si è mossa, però quel tipo di posa frontale, perché in Pro League ci sono o quella specie di semilaterale o la frontale, tra cui scegliere. Ok, ovviamente molte vedono la Pesini, vince, la più forte del mondo, dai, proviamo a imitarla, ma ragazzi, quella frontale, io ho visto anche delle pro italiane che ho seguito, l'abbiamo provata, non hanno la struttura per farla, quindi non fate quella face front, ok? Cioè, è una cosa molto particolare come cosa. Quindi, sai, anche lì il fatto di aspirare a delle cose non è un discorso di tagliare le gambe ai ragazzi, ma semplicemente perché se la farà è... c'era un motivo, perché la Pesini, cioè, non è che tu la fai e vinci anche te la gara, Cioè, questo va passato come messaggio. Stessa cosa per le preparazioni, ecco qui, no, vabbè, non la stiamo trovando adesso perché ha sparato l'altra frontale, vediamo adesso se qui la fa. Sì, ma la fa sicuramente, perché è il suo punto la sua, forte, no? Cioè, è praticamente questa sua posa ha definito la sua vittoria, perché ha portato la novità. Eccola. Esatto. Allora, questa qui no, questa qui è quella normale. Quando lei poi fa l'altra, vediamo un po' se la fa. Adesso va sul back. La transizione, vedete? Dove c'è delle crepe assurde. Allora, si gira, ok, l'ammiccamento. Brava, questo lo so far meglio. Gira, ecco, cammin. Grande. No, poi, scherzi. Ok, qua. Capelli, qua. Come ok. Detto. No, qui mi tocca. Adesso, ora cammina. Vediamo se la fa adesso in chiusura di presentazione. Ok, tocca e apri, dovrebbe... eccola qua, questa qui, questa posa qui non la fate, perché lei quando sfianga sulla sinistra non ha difetti sull'anca destra, la maggior parte delle ragazze che vanno a acquistare si fa un accumulo di ciccia su quel fianco che voi non avete idea, io ho visto delle pro italiane, ovviamente non posso fare il nome, che continuano a intestardirsi su quella posa e fanno delle figure di merda, ok? Quindi non fate... quel tipo di... fate questa qui, ma non fate la... non fate questa, non fate questa, perché sulla parte sinistra alla maggior parte delle ragazze si fa una ritenzione idrica e della ciccia che non hanno, ma o la fate bene, quindi lo studiate con un posing coach, o altrimenti non la fate. Io ho visto la maggior parte, ho visto due o tre ragazze quest'anno a San Marino Pro bruciarsi la gara, erano prime fisicamente per questa posa qui, quarte, quinte. Pensa che soprattutto c'ha questa vita lei, che c'è questo tronco che è proprio due dimensioni, è una particolare, non è questione tanto di fisico, e lei per esempio ovviamente in quel caso di quella posa, e quando va a twistare l'anca prende una forma molto particolare, perché lei è fatta così, ma non è questione che devi tirarti come la Pesini per poter fare quella posa, cioè è questione che prova a farla, valuta, ma se non è questione di farla, non la fare. Cioè, è una cosa molto particolare. Anche perché è una federazione in cui non ti passano niente. Soprattutto se sbagli il posing. Io volevo far vedere League. Che quanto era piccolina lei. Beh, no, mo... Ah.
Era proprio piccola, piccola. Sì, è molto sottile la Isa, guarda. Sì, eh. Aveva una bella clavicola, per l'amor di Dio, ma era molto sottile, guarda. Punto vita sempre comunque Che piccolino. poi, per esempio, è la classica che quando non posa non rende niente. Non rende niente, come te. Mentre fa gli allenamenti, per esempio, una volta l'ho vista mentre faceva le alzate laterali e poi un lento manubri, cioè anche le alzate frontali, esatto. Ma tu veramente vedi stretta stretta con questa comunque testa che risulta grande rispetto comunque alla larghezza delle spalle. Minchia, però quando si mette in posa cancellate tutte perché appunto ha questa vita strettissima, appena si apre. Boom, esce un X-shape assurdo e cancellate tutte perché quando lei si apre. Ma poi Marco, come parlavamo anche l'altra volta con Ludovico, ci sono quelle cose, sai, che i giudici delle volte si lasciano incantare, ovviamente, da quel carisma, da quell'estro di quell'atleta sul palco. Cioè, quando la Pesini si apre, io non li guardo la faccia da castoro che si ritrova gigantesca, io li guardo quelle spalle l'anca che sono qualcosa di bellissimo, capito? Cioè, è quello, da quell'emozione che il giudice si fa incantare da quella cosa, cioè c'è poco da fare, però tornando Poi ai c'è anche da dire che comunque i canoni, io ti parlo della Pro League, il canone comunque della bikini richiede, per esempio, nella back pose uno stacco gluteo-femorale accennato, cioè Esatto. questo è quello che deve essere accennato, ma non estremizzato, nel senso deve esserci il segno appunto del gluteo, comunque dello stacco gluteo-femorale, eccetera. Ma quello che devono capire è che sulla carta c'è scritto questo, è vero, poi vabbè, alla pratica tante volte premiano veramente dei back molto più dry, però di base quello che richiede la Pro League è comunque uno stacco gluteo-femorale, sì segnato, accennato, ma non le vene sui femorali o le vene su quello. Occhio. Perché c'è una bella differenza, anche perché comunque va bene il gluteo separato dal femorale, ma non deve essere un tiraggio da figure, perché se no, altrimenti sei in una bikini. Magari anche amateur c'è il tiraggio di una figure pro, vuol dire che forse si è un po' scazzato con i canoni, perché quello che richiedono appunto è sì un back abbastanza dry, perché sennò comunque come si diceva prima, sei un atleta, non devi arrivare pieno d'acqua, però comunque dry, ma non estremizzato. Una Quindi categoria comunque è quello da dire che tanti non la capiscono. Poi c'è da dire, per esempio, c'è chi magari appunto è più ginoide, fa più fatica a tirarsi appunto sul lower body. Che deve estremizzare magari anche la preparazione proprio dal punto di vista alimentare, quindi tirarsi fin troppo sopra o magari perdere anche dei volumi muscolari nell'upper per andare a tirare il lower. Quindi anche lì cioè, bisogna sempre trovare una via di mezzo, però c'è da capire che non bisogna estremizzare troppo quello stacco gluteo-femorale sui quali ci si è proprio concentrati ultimamente, che appena uno vede un gluteo femorale, delle vene sui femorali, mamma mia, che Ma condizione! Sì, è un no, gluteo. scusami amore, un attimino, a maggior ragione sono d'accordo con te perché allora, dazzi tempo, preparazione dopo preparazione, cosa succede? Comunque c'è un periodo che dovrebbe esserci, si chiama off season, in cui si può costruire qualcosa, no? Si può investire, si può, no? Cercare di risolvere anche i problemi che può avere una ginoide, perché la distribuzione dell'adipe poi cambia. Quando tu hai raggiunto una BF, Esatto. per cui a maggior ragione. L'adipe di una ginoide sul lower è molto infiammatorio, ha dato tanti problemi. Perfetto, la gara successiva magari se hai fatto un bel lavoro, non quelle 12 settimane che ti hanno portato sul Ma palco, ma quindi, tutto il resto. Ok, magari c'hai meno ciccia lì che ti dà fastidio, ok? E vai avanti così e sarai sempre più pulita. ma infatti io sono un sostenitore accanito dell'off season anche per le bikini, non esagerata, non esasperata, non è che devono avere la cellulite evidente, siamo chiari, ma un off season, io sento parlare a volte di ragazze bikini con 2 kg sopra il peso gara in off season, ma scusa una cosa, ma anche solo mentalmente, ma anche dal punto di vista alimentare, cosa cambia per 2 kg? Se tu Dico mangi un piatto di pasta la sera della gara, il giorno dopo molto probabilmente 2 kg già li hai. ti dicono perché così le preparazioni sono più semplici perché non devi metterci tanto, non devi, no, ci metti poco. Raga, le preparazioni non devono essere semplici, è Oh, bodybuilding. bravo, oh, Oh, hai tolto le Cristo parole di bocca. santo, con sta ricerca Esatto. del sostenibile, semplice, Ma accomodabile di qua. non si Raga, va da no, nessuna parte. non è sostenibile, forse No. lo sport è meno sostenibile perché il corpo non è nato per fare quegli sforzi, per fare quella dieta, siamo noi che lo facciamo, Beh, cioè. come l'aneddoto che hai raccontato tu, Giorgio, l'altro giorno mentre eravamo sull'audio, No, quel della pizza. sull'Hack Squat, ok? Mentre eravate, esatto, della pizza. Raga, lì è proprio l'esempio più lampante, che se volete raccontare è una bellissima storia, tra l'altro, Sì.
è l'esempio più lampante che il bodybuilding non è sostenibile. Cioè, quindi bisogna comunque capire che ci sono dei periodi in cui il tuo corpo deve riposare, deve lasciarsi andare un attimino, riposare e tutto, mangiare per avere la possibilità di allenarsi più duramente, costruire, perché bodybuilding, cioè costruzione del corpo, costruendo il corpo. Ve ne racconto un altro di aneddoto che riguarda un altro settore, però sempre la categoria femminile, perché facevo volley femminile e giocavo con la Virtus Roma, ero in A2. E quando eravamo in trasferta, mi ricordo ancora, ma questo già quando ero piccolissima, già quando avevo 12 anni, 13 anni, no? Comunque ero sempre nello stesso, tra le pulcine sempre della stessa federazione. E andavamo in trasferta e vedevi, a noi ci contavano praticamente i rigatoni di pasta, stavamo con le fettine di carne contate e vedevi quelle dell'altra squadra. Tranquille, vai, più pasta, più patatine, anche le crostate, ma chi se ne frega. Noi stavamo lì piccoline, dicevamo, scusa, ma io non lo so, oggi ho giocato 3 partite, ma magari qualcosina. E i nostri, insomma, coach. Sì, che poi in realtà in pallavolo c'è il primo, il secondo coach, poi quello che si fa, dicevano, ma voi non siete loro, perché voi vincete. Poi se volete essere come loro, vai, tranquilli. Mani. Ma se volete essere un'altra cosa, dovete fare un'altra cosa. Siete disposti a farla quest'altra cosa? Perfetto, vincete. Non siete disposti a farlo? A casa. E il fatto di doversi prendere dei periodi di riposo, dei periodi in cui la BF sale e tutto il resto, è spesso la cosa più difficile per queste persone. E c'è una bella differenza tra farsi del male. C'è una bella differenza fra farsi del male ingrassando e tutto, e invece avere self care, avere cura di se stessi, cura amor proprio, cura della propria immagine, della propria persona. Cioè non è che si ha cura della propria immagine soltanto quando si sta scannate, ok? Ma anche perché, no? Hai comunque una bella opportunità di viverti questo sport senza privarti di tutto il resto. Cioè tu hai il tuo periodo in cui devi fare delle rinunce, sei consapevole e disposto a farlo, e allora non ce n'è per nessuno. E poi deve esserci un periodo in cui tu devi lasciare un pochino, no? Questo controllo ossessivo su ogni cosa, e goderti il resto, goderti i piccoli piaceri, che non deve essere necessariamente mi sfondo di cibo. Ma esatto. Pure se ci fosse l'episodio in cui ti vuoi sfondare, non c'è niente, non c'è niente. Vai tranquillo. Cioè, no, ma qua Giorgia c'è gente che il giorno dopo va di diuretici e lassativi per recuperare, perché a momenti si buttano dal ponte. Cioè, ragazzi, poi c'è da una cosa che là viene anche con la maturità, perché uno ovviamente impara a gareggiare, impara a conoscere questo sport, però sai, è importante comunque anche un coach che ti indirizzi. Poi c'è da dire una cosa, cioè c'è da dire anche che dipende anche dai genitori come hanno cresciuto i figli. Cioè io la vedo sempre questa cosa qui, non è solo questione di educazione nei confronti del coach, ma anche proprio di testa dei ragazzi, e quello purtroppo possiamo farti fino a un certo punto. Cioè da coach, quando ti arriva un ragazzo, se ti va di culo fa quello che dici ed è un atleta, la maggior parte non sono così. In più, abbiamo detto prima, i social indottrinano nel senso opposto, cioè che tutti possiamo fare questo sport, ma noi l'abbiamo detto nella scorso podcast, cioè il bodybuilding è per tutti, il bodybuilding agonistico è per pochi. Non lo è. Appunto, cioè, ma non c'è niente di male a dire questa cosa, cioè, ripeto, non è un'esperienza, è uno sport dove si compete. Poi, ripeto, che uno ami quel percorso, ami quella cosa, ma deve capire che comunque poi sul palco, ragazzi, il palco è spietato, cioè io dico sempre, il palco non mente, perché se la dieta l'hai fatta, se non ti sei allenato bene, si vede. E sì. Poi quando fai fuori da te e non becchi la medaglia, piangi e piangi amaro, sì. C'è poco da fare. Io, guarda, preferisco prepararli, ragazzi, piuttosto che asciugare le lacrime, perché ne ho asciugate troppe in 15 anni e mi sono rotto anche i coglioni, passatemi il termine. Ma anzi, come vedete l'off-season per la bikini? Cioè, come la vedete voi l'off-season per la bikini? Adesso vi faccio una domanda. Sì. Cioè, vedete un off-season, nel senso, come appunto tanti dicono, di 2-3 kg sopra il peso gara, altrimenti no, non va bene? O logicamente vi permettete anche un 6, 7 o 8, poi anche lì non è da generalizzare, esatto. Comunque tutto da sottolineare, da contestualizzare. Però io, per esempio, preferisco fare anche un off-season, magari non dico pesante, appunto, come si diceva, cellulite così, però vedo molto più utile l'approccio che hanno in Inghilterra, come dicevi tu l'altra volta, Ludovico, che anche se non sono in forma, vanno lo stesso con il top della Nebbio, della Better Bodies, anche con un po' di pancetta, se ne sbattono ragazzi, un cacco. Perché c'è del Fibi. No, deve fare brutto poi se guarda la cosa che abbiamo preso. Faccio vedere questa ragazza, è fantastica. Ma ci vuole, appunto, per costruire tutto serve comunque una dieta che vada oltre, allora, nel senso che è ipercalorica, sennò non puoi costruire muscolo, punto. Allora, il punto è che, fai vedere questa.
Yeah. No, questa ragazza è una nostra season. Amica. Lei in off season, lei on stage. Adesso è questa in Romagna. Hai capito? Ok. Oh. Allora, questa ragazza, no? Per il bodybuilding è grassa, ok? Per togliamo la testa dal bodybuilding, ragioniamo soltanto come persona, ok? Ok, è una persona normopeso. È una persona sta bene. Allenata. Anzi, questa la vedete in sala quando lavora, quando viene ad allenarsi così, la vedete che fisicamente è una bella ragazza, cioè non sì, diresti sì. È grassa e tutto, assolutamente no. Ma questa vi smonta la palestra, cioè questa sì. Svuota la pressa, la pressa della Prime. Ma perché? Perché ha un surplus calorico, esatto. Che le permette determinati allenamenti, determinati miglioramenti, ipertrofia, cioè prestazione, performance, e dopo va sul palco di sicuro volta per volta con dei muscoli in più, ma dovuti perché? Perché si è allenata come una dannata, ma perché si è allenata come una dannata? Perché aveva un surplus calorico che le permetteva di allenarsi come una dannata e di conseguenza costruire nuovo muscolo. Sì. Ma se tu le dai 1000 calorie in gara a una ragazza e gliene dai 1200 off season, come farà questa ragazza esatto. A costruire muscolo? Esatto. Ma cioè, le serve in tanto per tanti dicono a una bikini non c'è bisogno di fare un bulk perché non c'è bisogno di una massa muscolare tale per cioè, non ha bisogno di un'ipertrofia sì, logicamente estremizzata però comunque se vuoi costruire muscolo per una ragazza che comunque se tu vai dai giudici alla fine di una gara e questi ti dicono la ragazza stava bene, ha una bella linea, posava bene, ma le servono più muscoli specialmente nel lower body, tu cosa fai? La fai allenare poco con 1200 calorie? No, perché se devi mettere muscolo, che è quello che hanno richiesto i giudici, tu la devi fare allenare, la devi dare comunque un surplus calorico non esagerato ma comunque un surplus calorico e devi farle mettere muscolo. Se adesso fanno il reset, adesso no, questa cosa è demodé, adesso si fa il reset perché così si alzano poco a poco i carboidrati, così il pancino resta sempre pulito e ci si possono fare i selfie su Instagram. Ma sti cazzi dei selfie su Instagram, se poi il ciclo non ti viene e sei una prugna secca che non c'è manco voglia di fare sesso, ok? L'ho detto, è vero. Portatela per il bene dei vostri. Oh, c'è da dire una cosa, io ero convinto che Ludovico parlasse tanto, Giorgia te lo succhi, ti manca la mamma e poi lo sostituisci, da domani si chiamerà Giorgia Nation, ragazzi, no, scherzi a parte, per farlo io come Ludo. Sai cosa? In Italia l'off season è semplicemente, cioè loro quando vanno in gara, semplicemente fanno la dieta, cioè continuano a spingere con i cavetti anche in off season, e quella cosa non capiscono, cioè almeno io in off season lavoro molto sulla tecnica, sui pesi sollevati, sulla dieta, cioè off season è molto più importante perché per tirarla una bikini appunto, dato che i criteri non dovrebbero essere così estremi, non è che ci voglia tanto, c'è anche la ragazza che ci ha fatto vedere prima, sì. Per me era molto buona anche prima, cioè si intravede il potenziale, cioè c'ha dei muscoli sotto, se lei la tiri infatti poi era stupenda, infatti, non è che era faceva figure lei ha gareggiato sempre da figure, anche vedi? In federazioni natural, lei ha gareggiato sempre da figure e quest'anno per la prima volta ha fatto la bikini. Per la prima volta. Però sai, vedi, era un off season, poi va intesa come off season, cioè non è che devono essere grassa, ma ti dico, si intravede che sotto quella lì, se la tiravi, si vedeva che era molto forte, cioè non deve essere una vacca grassa con la pancia, ma lì è comunque una bella forma a salutare. Vi posso che fare poi una, vai domanda, in... una domanda da donna a tre uomini, certo. Scenario italiano, ok, del fitness italiano, se una bikini okay. In off season sta come la Phoebe che abbiamo mostrato prima, secondo te la vedete ammazza. Su Instagram farsi queste foto? No, si vergognerebbe. Ammazzano. Le scriverebbero sei una vacca di merda, fai schifo. Sì, gente che non è autorizzata. Fino a sé è chiaro ovviamente, perché logicamente se io dovessi vedere una ragazza del genere le faccio addirittura un applauso. Chi è? Aspetta che mi suona. La pizza, dai, su, lo sappiamo che la pizza. Marco, chiami, dai, su. No, ma infatti è bello che stiamo parlando comunque, ripeto, io ho visto bikini officine italiane che erano veramente grasse. Lei era forte, cioè si vede lei già chiunque ne capisca il suo sport la vedrebbe e direbbe cavoli sì, la asciugo un po' più sul palco tra due mesi certo. È vinto tutto, infatti è forte, ma si vede che è una che si allena, cioè si vede che è un muscolo pieno, non grasso, cioè quella è rotonda, satura, ma perché spinge molto bene certo. Cioè si vede che sono calorie pulite, è una propria... In Italia giocano semplicemente con i cavetti tutto l'anno e poi
Che anche lì c'è da dire una cosa, che tu Giorgio dicevi prima, che comunque tu vedi appunto queste professioniste che si allenano coi cavetti, eccetera. Sì. Lì magari hanno raggiunto un determinato volume muscolare, una determinata linea, eccetera, che non hanno più bisogno di costruire determinati muscoli o in maniera magari più sostanziale, più grossa, tra virgolette, come invece ha una ragazza in base, cioè che ha Certo. cominciato a poco. Quindi anche lì bisogna sempre soggettivizzare tutto. Se la Miss Olimpia Bikini di turno fa solo slanci con i cavetti, non la vedi mai fare Uno squat, non la squat. vedi mai fare squat, la pressa pesante, perché vuol dire che ha già costruito prima, perché se fa Miss Olimpia Bikini vuol dire che non ha cominciato ieri a allenarsi. Quindi non bisogna prendere troppo spunto dagli allenamenti che si vedono sui social, Bravo. Facebook, su YouTube, perché prima di tutto, magari possono farti vedere quello che vogliono loro, perché non è che Soprattutto. loro ti dicano quello che fanno veramente, perché logicamente è anche una questione di protezione, di egoismo, tra virgolette. Questa cosa è una cosa mia, la faccio io, non è che vado a sputtanare tutto quello che faccio, ma anche perché, oltre magari a non dire la verità, c'è anche da capire che loro sono già arrivate a un certo punto, che logicamente se si allenano troppo duramente vanno oltre, vanno veramente fuori categoria, e quindi si limitano a fare un lavoro più sulla Esatto. qualità, tra virgolette. Mantenendo, sì. Una ragazza che ha cominciato ieri ad allenarsi, se fa solo cavetti, 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 non costruirà mai Ma niente. vedi, è il solito discorso Marco dei social, che i ragazzi giustamente, sai, che approcciano questo sport da adesso, guardano il video e ci credono. E questo vale appunto per come presentarsi sul palco, vedono la pesina, dicono cavoli, devono essere così grossa e così tirata, vedono l'allenamento di una stoico che fa gli slanci posteriori e dicono cavoli, mi viene il gluteo come la stoico? No, non ti viene tesoro il gluteo come la stoico se fai i cavetti sicuramente. Però vedi, bisogna sempre La indagare la stoico, storia. diceva lei stessa in un'intervista qualche giorno fa, lei è una 97, ma si allena da 7 anni. Ce l'hai appunto Ha la Franceschi 23 anni, ma si allena da quando ne aveva 16. ha uno Quindi, spessore muscoloso, vedi, è in 3 anni, ragazzi, ne fai di roba, ne costruisci di ma muscolo se veramente infatti, ti dedicare. Marco, vedi, sarebbe più intelligente da parte delle ragazze scrivere a queste influencer, a queste atlete, chiedere scusa, ma tu da quando ne ti alleni? Perché sarebbe più intelligente piuttosto che prendere una foto e dire faccio esattamente questo che fa questa qui, cioè equivale a noi uomini coglioni, all'epoca prendiamo flex. Io presi la scheda di Schwarzenegger, doppia routine frazionata, dopo 2 giorni lo stesso Anch'io l'ho allenamento, fatta quella, 9 training del anch'io l'ho petto, fatta. dopo l'allenamento del petto e schiena, tutta in superset, io ho vissuto una settimana dopo, crampi, schiena, non riuscivo a camminare, cioè, per Però dirti. aspetta, quella scheda lì era su Muscle Mag, mi ricordo perché l'ho seguita anch'io. Ma anche L'ho lì fatta non c'era. era neanche quella originale, perché non è Era che Schwarzenegger petto dorso in ha. superset, spalle, braccia e gambe. Ma Esatto. da uno la mattina, uno la sera. Sì, Uno, tu alternato facevi abbastanza. tre volte, cioè Sì. tu allenavi i muscoli 3 volte a settimana con questa multifrequenza, facevi petto dorso, spalle, braccia, gambe e addominali la sera. Quindi lunedì era così, mercoledì e giovedì era così, venerdì e sabato era così, e domenica riposavi grazie al cardio. Ragazzi, Insomma. siamo andati Per rispondere super. alla tua fuori col tempo? Sì, siamo super lunghi, quindi io direi di rimandare alla prossima discussione e così affrontiamo il tema del classic. E poi Allora io comunque. guarda, l'ultima scusa, cosa che stavo stava dicendo Giorgio, parlando. perché Un attimo, che ti dai lì secondo me? se no non Dimmi. mangi stasera, dormi Giorgio, fuori un dove hai la pante, capito? cane stasera voglio riportare a lui fuori. No, Un stavo cane. dicendo una cosa importante che ha detto voi come la intendete l'off-season per una bikini? Ok, per una della bikini è molto importante rispondere a questa domanda, così concludiamo il cerchio. Vai. Che mangi stasera? Come la vedo, ragazzi? Allora, è molto soggettivo. Ok, tu atleta X, qual è il tuo range di salute? Devo prendere 15 kg. Prendi 15 kg. Devo prendere 10 kg. Prendi 10 kg. Cioè, nel Se il tuo senso, set point è lì, se il prendi tuo quello. set point è lì, poi è chiaro che negli anni lo cerchiamo di cambiare questo set point, no? Esatto. D'accordo, ma tu perché non devi tornare lì? Perché vuoi stare male? Oppure vuoi forzarti in un qualcosa che tu non sei? Ma a giocare a non essere ciò che si è davvero, ci si fa tanto male. È il motivo per il quale bisognerebbe insegnare, prima che allenarsi, a mangiare, eccetera, eccetera, a volersi bene, l'amor proprio e l'accettazione, cioè accettare se stessi, perché non c'è niente che non va in noi se abbiamo un po' di pancia, o abbiamo i fianchetti, o abbiamo le gambe che sono un po' gonfie. Chi se ne frega, quanto è piena la nostra vita, quanto è ricca, quanto ci soddisfano le cose che facciamo. È questo quello che è importante, perché a fine giornata
è questo che conta, quanto è stata ricca la tua giornata. E alla fine dei giochi, di certo, non è che vai a pensare, certo che ero proprio magra e durante la mia vita sono stata proprio... No, vai a ricordarti, penso, tutte le esperienze belle e le cose belle che hai fatto, no? E purtroppo il cibo, un problema con il cibo, un problema con se stessi, con la propria immagine, è talmente penetrante nella vita delle persone che ti va purtroppo a fottere qualsiasi altra cosa, tu non riesci più a goderti niente. Quindi... l'off season per una bikini deve essere questo, deve essere riappropriarsi della sua vita vera e della sua salute. E della sua salute. E si spera non abbia perso prima, nel senso, perché dovrebbe essere in salute anche sotto gara, certo, teoricamente. Bravo, perché non è che fai una gara e allora sei distrutta, eh. Attenzione, esatto. Nel senso, si può essere atleti, eh. Però comunque si arriva a una condizione che non rispecchia proprio la salute, esatto, appunto del tuo set point, perché logicamente sei un grasso cutaneo, sottocutaneo, comunque viscerale, un grasso, comunque una BF generale molto più bassa di quello che ti permette di vivere bene. Cioè, adesso chiariamoci tutti, chiunque qua è andato in gara, perfetto, chi si sta meglio dal punto di vista di lucidità mentale, di vita sotto gara o in off season? In off season almeno la gara lo puoi mantenere massimo un mese, massimo un mese e mezzo, cioè non è fisiologicamente corretto ed è giusto riacquisire qualche chilo subito dopo la gara. Quindi ragazzi, non è andata in para per cercare di tenere il peso gara per 6 mesi, perché non è normale tenere il peso gara a lungo. Questo è importante. Sì, ma anche perché dar troppo questi numeri, cioè ragazze sopra i 2 kg dal peso della gara, che poi anche bisogna vedere a che peso si arriva in gara e in che condizione, perché se arrivi in una condizione morbida allora anche 2-3 kg ci possono stare, se arrivi veramente scannata 2-3 kg non è sostenibile. Però bisogna far capire alle ragazze che anche se superate quei 2-3 kg, ma state bene con voi stesse, avete più salute, se vi è andato via il ciclo vi è ritornato perché mangiate di più, cioè state meglio. Assolutamente. Ma sì, cazzo, ma vaffanculo, i 2 kg, state anche a 5-6, a 7-8. Poi, come diceva anche Giorgia, sarà magari un viaggio più lungo, quindi non correre, avere pazienza sul lungo termine. Magari appunto il set point si abbasserà pian piano dalla differenza del peso della gara. Questo, ma esatto, godetevi tranquilli, esatto, godetevi la vita senza sbaccare, ma non cioè fissatevi su dei numeri. Cazzo, sono andato a 3,5 kg sopra di un etico. Ma cioè, veramente gente che fa così, 1,5 kg di dietro, 1,8 kg posto. No, cioè, lì si tocca veramente la salute, quindi attenzione. Ragazzi, riprenderei il tema bikini quando faremo i pronostici per l'Olimpia, quindi in realtà a breve, perché ci siamo quasi. E nel frattempo noi ci vediamo per registrare i Classic la prossima volta. Ma posso venire? Esatto. Io? Vai, vieni pure te, così ci dici, ecco, il tuo parere femminile. Faccio venire anche la Kid, allora, sì, visto che non si supporta, ragazzi. Che qua è stata solo da spalla nascosta, la prossima volta la faccio intanto. Io sono sempre da sola, non c'è mai nessuno. No, ha su anche il maglioncino natalizio che le ho regalato oggi, l'abbiamo preso uguale in coppia, come le vere coppie di dementi, guarda. Tipo le renne. Il Christmas jumper. C'è anche la sacchetta per mettere i Mars. Sembra la maglia che usavo io per copiare a lezione con Beating Glass. Vai ragazzi. Dai, perfetto. Ci vediamo alla prossima allora. Grazie a tutti. Ciao. Un bacione. Ciao ragazzi. Ciao. Dopo.